Buonasera a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con la videoconferenza con le occasioni del momento, la panoramica dei mercati. Io sono Gabriele Beglielli, sono un trader, un formatore e un educatore finanziario indipendente, gestisco il sito Beglielli.biz che vedete in sfondo in questo momento. Prima di iniziare, come al solito, vi chiedo un riscontro audio-video, quindi vi chiedo se sentite correttamente la mia voce e se vedete in modo nitido lo schermo che sto proiettando. Perfetto, vedo che i riscontri sono tutti positivi, per cui direi di partire immediatamente perché il tempo poi alla fine è sempre tiranno. Allora, l'argomento di questa videoconferenza è come al solito sia la panoramica dei mercati che la definizione, la descrizione di quelle che ritengo essere le migliori occasioni del momento, sia in ottica di trading che in ottica di investimento. Quindi cercherò di analizzare i mercati sia con l'occhio del trader che opera, diciamo così, sul breve periodo, sia con il punto di vista invece dell'investitore che invece adotta un approccio più rilassato, diciamo così, di medio-lungo periodo. Quindi cercheremo un po' di accontentare tutti i punti di vista. Come al solito, ovviamente, dopo il mio cappello introduttivo e dopo la descrizione di quelle che ritengo essere appunto le occasioni più interessanti di questo momento, ci sarà spazio per tutte quelle che sono le vostre domande. Ok, chiedo al signor Nesto di scollegarsi, visto che continua a essere maleducato in chat, preferirei che si togliesse dalla videoconferenza. Preferisco avere lettori solo educati. Ok, allora, quindi l'argomento l'abbiamo citato, vediamo adesso di procedere. Quello che vedete in sfondo in questo momento, dopo l'andiamo a allargare, non è altro che la panoramica di quelli che sono i principali indici mondiali. Vedete l'indice americano, abbiamo l'indice italiano, il FTSE MIB, abbiamo l'indice tedesco e abbiamo l'Eurostoxx, che è il principale indice europeo. Allora, il primo aspetto da sottolineare, il dato centrale, direi, di questo momento sui mercati è indubbiamente il fatto che i mercati azionari sono tutti impostati al rialzo. È al rialzo Wall Street, eccola qui, vedete, è nettamente al rialzo, questi sono i massimi storici, questa è la linea degli ultimi massimi, vedete, sono stati rotti nelle scorse settimane, quindi Wall Street, vedete, è un indice nettamente al rialzo. Poi andiamo a prendere anche gli altri uno a uno, dopo li selezioniamo ulteriormente, ma è a rialzo, qui non lo vedete, ma ve lo dico io a voce, tutto quello che è il mercato asiatico e tutta l'area dei paesi emergenti, ma è a rialzo anche l'Europa. Questo è, vedete, l'Eurostoxx, il principale indice europeo che racchiude quindi le principali aziende europee. Questo è anche lui, vedete, è nettamente impostato a rialzo, nonostante l'economia in Europa, diciamo così, che presenti ormai evidenti segni di rallentamento. Al contrario, invece, in America l'economia continua a essere in forma, anzi, ultimamente, proprio nei giorni scorsi, sono usciti i dati sull'occupazione, sono dati veramente eccezionali, un 3,6 vado a memoria di disoccupazione, che vuol dire fondamentalmente la piena occupazione, un rendimento estremamente contenuto della disoccupazione. Quindi in America i segnali di rallentamento che avevamo visto e percepito nei mesi scorsi sono svaniti, o meglio, le nubi che si erano addensate di rischio recessione si sono allontanate. Quindi in America è tornato il bel tempo sul mercato. Sul lato economico, scusate, mentre in Europa i segnali di rallentamento continuano a essere presenti. Nonostante questo, anche vedete, i mercati europei continuano ad avere una buona impostazione a livello grafico.
Un secondo aspetto che secondo me è interessante da sottolineare, qui vado a prendervi un attimo le slide che ho preparato, ora un secondo che le metto a presentazione così riesco a farvele vedere meglio, scusate ma non le avevo preparate, eccoci qua. Dicevo, un secondo aspetto che secondo me in questo momento storico è da sottolineare è il, anzi no, ve lo faccio vedere di qua, poi sulla presentazione torniamo dopo. Eccoci qua, prendiamolo da qua che facciamo che si vede meglio. Allora, dicevo, il secondo aspetto da sottolineare in questo momento, quindi il primo abbiamo detto che era fondamentalmente la tendenza rialzista di tutti i principali indici. Il secondo aspetto da sottolineare, dicevo, è il forte livello di percomprato di breve periodo e di quotazioni molto tirate in Italia. Penso al titolo Azimut, dopo vediamo, anzi lo possiamo vedere immediatamente, lo andiamo a prendere. Questo è, vedete, il mercato italiano, andiamo a prendere i titoli in ordine. Eccoci qua, questo è il titolo Azimut, al di là delle trend line che sono tracciate, possiamo notare come sia, vedete, un titolo particolarmente forte. Vedete, a inizio anno era a cavallo, vedete, dei 10 euro d'azione, oggi siamo a 21, quindi un rialzo particolarmente forte, particolarmente sentito. Quindi il secondo aspetto è che c'è un forte ipercomprato, lo vedete su questo singolo titolo, ma lo potete osservare anche, vedete, sul mercato americano, questo è l'RSI, sul grafico giornaliero, vedete, e sull'indice americano, vedete, abbiamo un evidente livello di ipercomprato di breve periodo, unito, abbiamo detto, a quotazioni che sono tirate. Questo dato quindi non coinvolge solo il mercato americano, quindi non solo il mercato americano ipercomprato, ma anche tutti gli altri listini, compreso il nostro. Questo è un dato da tenere in considerazione, quindi ipervenduto di breve. Il terzo aspetto, qui andiamo a prenderlo davvero sulle slide, è questo. Questo che vedete in sfondo è un indice americano, è calcolato da un sito internet molto famoso, che misura fondamentalmente fear and greed, cioè misura la paura e l'avidità degli investitori, ovviamente, americani. Vedete, questo indice si legge un po' come il conta velocità, no? Il misura velocità della macchina, e va da 0 a 100. La zona, vedete, colorata di rosso, quindi quella che fondamentalmente è a cavallo che va da 0 a 20, è la zona di estrema paura degli investitori. Al contrario, invece, la zona che va, vedete, da 80 a 100 è la zona di estrema avidità, di estrema euforia, la potremmo definire, e dà quindi la percezione di quello che è lo stato d'animo in questo momento del pubblico americano, un pubblico, vedete, che è estremamente avido, è estremamente ottimista, euforico sui mercati finanziari. Perché vi presento questo grafico? Perché dovete sapere che questo indice si legge al contrario, cioè fondamentalmente le occasioni di acquisto si presentano quando questi valori, diciamo i valori di questo indicatore, ci segnalano estrema paura. Al contrario, invece, quando abbiamo estrema avidità, estrema euforia, dobbiamo essere prudenti perché è prossimo a una correzione. Quindi è un indicatore che possiamo leggere in chiave contraria, mettiamola in questi termini. Gli investitori fondamentalmente tendono a sbagliare diciamo così, l'approccio con i mercati finanziari, no? Quindi comprano quando i mercati vanno bene e vendono in preda al panico quando i mercati vanno male, quindi fanno esattamente il contrario di quello che andrebbe fatto. Quindi nelle fasi di panico bisognerebbe comprare, nelle fasi di euforia bisognerebbe alleggerire il portafoglio. Al contrario, invece, il piccolo investitore compra quando c'è euforia e in preda al panico vende nella paura. Quindi questo è un grafico che ci rappresenta lo stato d'animo degli investitori. In questo momento sono avidi, sono
euforici, sono estremamente positivi. Ecco, questi sono i momenti in cui l'investitore saggio comincia a essere prudente, comincia a tirare i remi in barca, dice c'è troppa positività, siamo sui massimi di periodo, è probabile che arrivi una correzione. Quindi attenzione, perché questo terzo elemento ci dice che fondamentalmente probabilmente siamo giunti sul livello di massimo dei prezzi e quindi siamo vicini a una correzione. Il quarto approccio, lo vediamo in questa slide che vi sto proiettando. In questo grafico noi troviamo due indici. Il primo, quello colorato, questo rialzista, non è altro che l'indice americano S&P 500, qui rappresentato dal suo ETF più famoso, l'ETF SPY, ma tecnicamente rappresenta l'andamento dell'indice S&P 500, che è il principale indice americano e di conseguenza il principale indice mondiale. La linea bianca invece continua qui sotto, che vedete è il famoso indice VIX, detto anche l'indice della paura, perché misura la volatilità implicita delle opzioni dell'S&P 500 americano. È chiamato indice della paura perché tende ad aumentare di valore quando aumenta la volatilità, e dal momento che la volatilità tende ad aumentare nelle fasi di ribasso dei mercati azionari, ecco che la volatilità aumenta quando il mercato azionario diminuisce. Quindi questo indice, il VIX, tende a salire quando sui mercati c'è una fase di debolezza, c'è una fase di correzione. Ecco perché appunto il VIX è chiamato indice della paura, perché quando aumenta questo indice, il VIX, vuol dire che in genere il mercato azionario sta scendendo. Perché vi presento questo grafico? Perché dovete sapere che la volatilità, in questo caso misurata appunto con il VIX, è ciclica, alterna quindi fasi in cui è particolarmente bassa e particolarmente compressa, fase invece in cui si espande e raggiunge picchi massimi. Ecco, dovete sapere che in genere i picchi massimi della volatilità corrispondono con i punti minimi di mercato, cioè le fasi in cui è propizio il comprare i titoli azionari in questo caso. Al contrario, invece, quando la volatilità è bassa, ecco che bisogna fare attenzione, perché dal momento che la volatilità è ciclica, a una fase di volatilità ridotta e contratta può poi seguire, ovviamente non sappiamo nelle tempistiche, ma sicuramente capiterà, una fase di espansione e di aumento che si accompagnerà a una fase di correzione. Quindi anche questo quarto aspetto è un aspetto che ci dovrebbe indurre alla prudenza, perché anche in questo caso la volatilità in diminuzione e verso, vedete, livelli minimi importanti, ci segnala che, attenzione, il mercato potrebbe essere prossimo a una correzione dei prezzi. Poi c'è un quinto aspetto, eccolo qui, lo vediamo rappresentato in questo grafico, ve lo metto in sfondo nel migliore dei modi. Eccoci qua. Allora, dicevo, il quinto aspetto è costituito dal fatto che il ratio, cioè il rapporto matematico, lo spread, lo potremmo definire, tra l'indice azionario europeo Eurostoxx e il VSTOXX, che è il suo relativo indice della volatilità, vedete, sono sui massimi. Quindi che cosa rappresenta questo grafico? Questo grafico è fondamentalmente un indice sintetico che non esiste in natura, che ho creato ad hoc, facendo una divisione matematica, un ratio, uno spread, chiamatelo come vi pare, tra il valore dell'Eurostoxx 50 e il valore della volatilità. Si prende proprio l'Eurostoxx e il suo valore lo si divide per la propria volatilità, in questo caso è misurata con l'indice che si chiama VSTOXX. Il risultato di questa divisione matematica può essere espresso in forma grafica e la trovate qui rappresentata da queste candele grigie. Quindi ho creato prima un indice sintetico che rappresenta appunto il rapporto tra andamento dei prezzi e relativo indice della volatilità. Dopodiché, su questo grafico, che cosa ho fatto? Sono andato a inserire due bande di volatilità. Sono una variante, se volete, delle bande di Bollinger. Sono comunque due bande collegate alla volatilità. L'obiettivo quindi è quello di cercare di far contenere a queste due bande
la maggior parte dei movimenti del nostro indice sintetico. L'obiettivo qual è? È quello di cercare gli eccessi di questo indice, eccessi che possono essere rialzisti e eccessi che possono essere ribassisti. In realtà la parte più affidabile di questa analisi riguarda gli eccessi ribassisti, cioè tutte le volte, vedete la candela viene colorata in automatico dal sistema di blu, tutte le volte che abbiamo una chiusura inferiore alla banda inferiore, quindi abbiamo un eccesso ribassista da parte del nostro indice sintetico, ecco che siamo di fronte a una buona occasione di acquisto in ottica non solo di breve ma anche di medio periodo sui mercati finanziari. Quindi le fasi in cui trovate, vedete la freccetta bianca dove trovate la barra colorata di blu, significa che sono le fasi maggiormente propizie all'acquisto. Questo vale come indicazione sia per il trader di breve periodo, ma anche e soprattutto, se vogliamo, per l'investitore in ottica di medio-lungo periodo, che in queste fasi in genere trova le condizioni migliori per comprare sui mercati azionari, comprare le singole azioni, comprare fondi, comprare ETF, certificati, certificates, eccetera. Quindi imbastire strategie rialziste, il concetto è quello. Al contrario, invece, gli eccessi rialzisti in genere dovrebbero indurre alla prudenza. In realtà non c'è un vero, cioè mentre c'è un collegamento diretto tra eccessi ribassisti e minimo del mercato azionario, al contrario non sempre c'è un collegamento diretto efficiente fra eccesso rialzista del nostro indicatore sintetico e un massimo dei mercati azionari. Però, quindi in questo caso vedete, ci stiamo avvicinando su un'area di massimo, non siamo ancora in una situazione di eccesso, ma siamo a cavallo dei massimi. Dicevo, questo dettaglio, cioè il fatto che l'indice sintetico sia sui massimi, preso da solo non significa che il mercato azionario è su un massimo, però se questo dato del ratio vicino ai massimi di periodo è vicino, quindi ormai prossimo quasi a un eccesso rialzista, lo andiamo a incastonare nei quattro punti precedenti che abbiamo trattato, quindi l'ipercomprato di breve, l'indice dell'euforia, dell'avidità e della paura, il VIX sui minimi, quindi se mettiamo insieme tutti questi dettagli, al contrario invece assume una valenza anche il fatto che il nostro indice sintetico sia sui massimi, quindi attenzione perché questo è un elemento in più da considerare nella nostra analisi. Allora, vedo dalle vostre domande che in tanti mi state chiedendo, oltre all'analisi di tanti titoli, vedo che c'è un concetto ricorrente che più o meno è quello di, è riassumibile, diciamo così, nella domanda: per quale motivo i mercati azionari stanno salendo così tanto? Questo è, diciamo così, detto in modo grezzo, ma più o meno il punto di contatto di molte vostre domande. Allora, dal mio punto di vista non c'è un unico motivo per cui abbiamo questo forte rialzo dei mercati azionari. Indicativamente ad occhio individuo almeno quattro motivazioni, in realtà ne individuerei anche di più, mi focalizzo sulle quattro principali. Allora, la prima, l'economia americana, che nei mesi scorsi aveva, diciamo così, mostrato dei segnali di rallentamento, aveva un po' spaventato gli investitori con il presagio di una recessione, al contrario invece si è dimostrata essere un'economia ancora sostenuta. Come dicevo prima, c'è stato un ottimo dato sull'occupazione negli ultimi giorni, e questo ovviamente, cioè, questo ultimo dato unito ai numeri comunque buoni dell'economia generale americana ha contribuito, diciamo così, a rasserenare gli animi degli investitori, che ovviamente sono tornati a essere positivi e ottimisti sui mercati, quindi hanno ripreso posizioni rialziste e hanno incrementato gli acquisti. Questo è il primo motivo. Poi il secondo motivo, non dimentichiamocelo, che abbiamo le banche centrali sia in Europa che in America, ma anche negli altri paesi, che sono assolutamente attive sui mercati, hanno ripreso a iniettare liquidità, a iniettare denaro nel sistema. Ovviamente anche questo contribuisce alla stabilità e alla positività dell'azionario. In più non dimentichiamoci che mancano alternative su cui investire. In pratica, in genere, gli investitori hanno a disposizione fondamentalmente quattro asset class: la liquidità, l'obbligazionario, l'azionario
e l'oro o come bene rifugio o come materia prima. La liquidità oggi non rende nulla, l'obbligazionario offre un rendimento striminzito, per cui di conseguenza, volenti o nolenti, l'investitore è costretto a sovrappesare rispetto a quello che magari era il suo ideale storico, il mercato azionario. Quindi la mancanza di alternative valide a livello di asset class tende a favorire l'acquisto, diciamo così, di asset azionari. In più non dimentichiamoci l'ultimo dettaglio, che la stagionalità è tornata a essere propizia sui mercati azionari. Sapete che c'è una stagionalità propizia e una sfavorevole. Quella sfavorevole è quella che va indicativamente da maggio a ottobre, al contrario ce n'è una propizia che va da novembre fino a fine aprile, ed è una stagionalità, diciamo, un propizio dove storicamente gli indici azionari tendono a salire. Questo non vuol dire che tutti gli anni nel periodo che si va da novembre ad aprile si salga. Se prendete ad esempio l'anno scorso, il mercato, vedete, è sceso, vedete, tra novembre e fine anno il mercato è sceso, ha un po' recuperato dopo nel corso dei mesi successivi, per carità, però diciamo che il fine anno non è stato particolarmente brillante. Detto questo, dicevo, storicamente la stagionalità è propizia, e questo è un altro dato secondo me che va considerato, che in questo momento sta favorendo questa particolare euforia sui mercati azionari. Quindi ritengo che sia questo mix di fattori a stabilire, diciamo così, il momento fortunato dei mercati, fortunato, il momento propizio per l'azionario mondiale. Detto questo, però, come vi dicevo, ritengo che questo rialzo sia molto tirato. Abbiamo ipercomprato sui prezzi, abbiamo una volatilità ridotta sul mercato americano, avete visto prima il grafico del VIX, abbiamo una grossa euforia da parte degli investitori che in genere prendono cantonate, quando sono euforici in genere il mercato è sui massimi, quindi insomma sono tutti indizi che ci dovrebbero invitare alla prudenza. La mia idea è che ormai una correzione dei prezzi sia ormai prossima sul mercato azionario. Attenzione però a due aspetti. Il primo aspetto è che non, e sottolineo il non sto parlando di un'inversione di tendenza, ma sto parlando solo di una correzione tecnica. Il secondo aspetto è che mi aspetto una correzione non particolarmente pesante, non mi aspetto una correzione degna, cioè di elevata entità percentuale, ecco, mettiamola in questi termini. Quindi correzione sì di breve entità, ma non inversione e neanche un ribasso particolarmente incisivo in termini percentuali. C'è però un aspetto positivo da sottolineare, che dal momento che la tendenza di fondo del mercato resta rialzista, come potete vedere anche in questo grafico che rappresenta il mercato americano, lo possiamo mettere ad esempio anche su base settimanale, eccolo qui, vedete che è evidentemente un mercato, vedete, dal minimo del 2009 in poi, tranne, vedete, questo periodo che è stato fondamentalmente il fine dell'anno scorso, è stato ed è tuttora un mercato rialzista. Vedete che siamo tra l'altro a cavallo, vedete, proprio dei nuovi massimi storici. Quindi il concetto è, dal momento che la tendenza di fondo sul mercato leader mondiale è ancora al rialzo, questo significa che ogni correzione, quindi ogni fase di debolezza dei prezzi, sarà da intendere non come un motivo di preoccupazione, ma al contrario invece come una nuova occasione per andare ad acquistare sul mercato. Quindi da un punto di vista operativo ritengo che la strategia di continuare, che dobbiamo continuare a perseguire in questa fase storica, è quella che si potrebbe sintetizzare nella frase americana buy the dips, cioè fondamentalmente acquista la debolezza dei prezzi, no? Approfitta di ogni fase di correzione, di ogni ipervenduto di breve periodo per andare ad acquistare, perché comunque la tendenza di fondo è rialzista e quindi la correzione avrà vita breve, poi il mercato o il singolo asset riprenderà a salire, quindi di conseguenza potrai monetizzare il tuo guadagno. Quindi da un punto di vista operativo mi aspetto debolezza di breve, che però non deve spaventare, ma anzi deve essere vista come una nuova occasione di acquisto. La strategia è monotona, perché in realtà sono anni che parliamo di buy the dips, di sfruttare la debolezza per effettuare gli acquisti, e al contrario invece sfruttare queste attuali fasi di
euforia per alleggerire i portafogli, alzare gli stop, alzare i trailing profit, valutare attentamente i take profit, eccetera, perché sono le fasi quelle di euforia come oggi, dove invece conviene cominciare a monetizzare i guadagni. Questo vuol dire, insomma, sempre dal punto di vista operativo, che chi ha già in portafoglio delle posizioni a rialzo, come dicevamo, dovrebbe alzare i livelli di stop sulle posizioni, perché se sta per arrivare una correzione, ovviamente le operazioni che sono ancora in negativo, perché le ha aperte da poco, su quelle deve alzare i livelli di stop, e contemporaneamente, secondo me, deve mettere mano al take profit e deve andare un po' ad aggiornare i livelli del trailing profit, no? Per avere una gestione della posizione più accurata, perché se il mercato corregge è opportuno poi andare a monetizzare, a proteggere i guadagni maturati. Al contrario, invece, chi non ha posizioni in essere, o comunque chi magari volesse incrementare le posizioni in essere, ecco che dal mio punto di vista è saggio che in questo momento temporeggi, quindi è saggio aspettare una correzione del mercato, onde, diciamo così, evitare di fare che cosa? Di acquistare sul massimo di periodo e prendersi proprio subito nei denti una correzione che farebbe scattare gli stop loss. Quindi dal punto di vista operativo, chi è dentro dovrebbe essere prudente, chi invece è ancora fuori dal mercato dovrebbe aspettare la correzione per effettuare acquisti. Ripeto, sinteticamente, la strategia da perseguire da anni a questa parte continua a essere buy the dips, compra la debolezza. Finché il trend di fondo sarà rialzista, questo sarà l'approccio migliore da seguire da questo punto di vista. Allora, entriamo adesso nel dettaglio dei singoli indici. Il primo indice che vi presento è l'indice americano, questo è l'S&P 500. Che dire di questo indice? Beh, è un indice chiaramente impostato a rialzo di breve e di medio periodo. Questo è il grafico settimanale, lo passiamo sul giornaliero per avere una visione più di breve, ma il concetto ovviamente non cambia. Eccoci qui, vedete, questo è il grafico dell'indice americano, vedete, tendenza di breve a rialzo, tendenza di medio a rialzo, quotazioni che sono sui massimi storici, RSI, vedete, in iper comprato di breve periodo, e dal mio punto di vista, quindi, dicevo, mi aspetto una correzione che sarà da acquistare, no? Quindi sarà una nuova occasione di ingresso sul mercato. Decisamente più interessante, però, dal mio punto di vista, è il mercato italiano. Eccolo qui. Che dire, finalmente posso parlare bene del nostro mercato. In questo momento è il mercato, secondo me, più interessante da descrivere, ma anche su cui operare. Sul mercato italiano possiamo fare direi quattro considerazioni. In realtà ne potremmo fare anche di più, però per esigenze di sintesi mi concentro sulle principali quattro. Allora, la prima è che la tendenza dei prezzi è al rialzo, lo vediamo in questo grafico che rappresenta gli ultimi mesi, ma se noi andiamo a, vedete, aumentare, no, il time frame operativo, vediamo che fondamentalmente da inizio anno il trend del nostro mercato è evidentemente rialzista. No? Non serve essere degli esperti nel identificare le linee di tendenza, basta una linea molto grezza che unisca i massimi e che unisca i minimi di periodo per individuale, vedete, un bel canale rialzista. Quindi il dato di fatto principale è che il nostro mercato è impostato in ottica di breve e di medio periodo in questo momento al rialzo. Il secondo dato positivo è rappresentato da questa linea rossa che vedete qua sotto il grafico. Questa linea rossa non è altro che la forza relativa misurata nei confronti di chi? Nei confronti del mercato americano. Quindi ho confrontato la forza del nostro mercato, dell'indice FTSE MIB, con la forza con il mercato americano, l'indice S&P 500. Qual è l'obiettivo di questa analisi, di questo confronto? È capire chi è il più forte dei due. In questo momento, ma in realtà non è da questo momento, vedete, è da agosto che la forza relativa è crescente, è da agosto che il nostro mercato è più forte di quello americano. E questo è un dato da sottolineare con attenzione, perché? Perché il nostro mercato in questo momento non solo è a rialzo, ma tra i mercati a rialzo è quello più forte. E non è una cosa che capiti tutti i giorni, no? È un segnale indubbiamente positivo,
che non capita di frequente, anzi è estremamente raro, per cui insomma, detto così, godiamoci il momento, no? Quindi il nostro mercato non solo è impostato a rialzo, ma la forza relativa, quindi questa linea rossa sotto il grafico, ci dice che il nostro mercato non solo sale, ma sale meglio del mercato americano e dei principali mercati azionari. Quindi in questo momento il nostro mercato è quello che possiamo giudicare più in forma, più tonico, e questo testimonia poi anche indirettamente che cosa? Che il denaro degli investitori esteri in questo momento sta entrando sul nostro mercato. Quindi non siamo solo noi operatori italiani in questo momento a comprare, assumere posizioni rialziste sul nostro mercato, ma sta affluendo anche denaro dall'estero. Quando il mercato italiano sale con bassa volatilità, con bassa forza relativa, in genere che a volte è sinonimo, non solo misurato con altri strumenti, in realtà è anche di volumi in aumento, in genere, dicevo, il nostro mercato sale con volatilità, con forza relativa bassa, vuol dire che fondamentalmente gli investitori esteri non è che seguono moltissimo il nostro mercato e non stiano buttando molto denaro sul nostro indice. Al contrario, invece, quando la forza relativa prende vigore in questo modo, significa che da parte degli investitori esteri c'è una maggiore cura, una maggiore attenzione verso il nostro mercato, quindi è denaro che sta entrando. Quindi insomma è un segnale indubbiamente positivo che lascia ben sperare non solo nel breve periodo ma anche con risvolti magari di medio periodo. Il terzo aspetto invece lo andiamo a vedere su un grafico di portata maggiore, eccolo qua, qui cancello un paio di linee, portate pazienza, eccoci qua. Che cosa voglio farvi vedere? Voglio farvi vedere che dopo il forte ribasso iniziato nel 2007 e terminato nella primavera, nel marzo del 2009, il nostro indice che cosa ha fatto? Ha cominciato, vedete, a muoversi all'interno di un'ampia fase laterale di congestione. Eccoci qua. Adesso magari lo vado a... Eccoci. Quindi è vero che il breve periodo è al rialzo, ma non dimentichiamoci che dobbiamo fare i conti ancora con quest'area di resistenza, un'area di resistenza che indipendentemente da come l'andiamo a tracciare, vedete, in passato, se vogliamo, ha già dato, perché c'è qualcuno che la traccia anche in questo modo, quindi mettiamo che vada tracciata correttamente così, io non credo, ma facciamo finta che lo sia. Il dato qual è? Il dato è che fondamentalmente già nel passato quest'area è stata rotta a rialzo una volta, due volte, tre volte, quattro, e adesso ci apprestiamo a una quinta volta. Nelle altre precedenti occasioni, ora noi non sappiamo adesso il mercato che cosa farà, no? C'è un punto interrogativo, ci vorrebbe la sfera di cristallo per sapere se il mercato continuerà a salire, quindi siamo davvero di fronte a un'inversione di tendenza, a una svolta rialzista di medio-lungo periodo. Però sappiamo che nelle volte precedenti questo è stato un falso segnale che ha colto alla sprovvista gli investitori. Quando gli investitori vedevano la rottura di quest'area di resistenza, gridavano all'inversione di medio periodo, erano tutti euforici, si precipitavano a comprare o a incrementare le posizioni, poi il mercato tutte le volte che cosa ha fatto? Ha ingranato la retromarcia, ha generato quindi un evidente falso segnale e le quotazioni, vedete, sono rientrate in questa palude di lungo periodo che va a, a muovere il nostro indice all'interno di questa lunga congestione laterale di lungo periodo. Quindi attenzione, perché è vero che siamo sui massimi a cavallo della resistenza, ma non è assolutamente detto che siamo davvero di fronte a un'inversione di tendenza in ottica rialzista di medio-lungo periodo. Attenzione, perché quest'area di resistenza, io la traccerei più correttamente in questo modo, è ancora lungi dall'essere rotta al rialzo, ovviamente parlo dell'indice generale italiano, il FTSE MIB, quindi attenzione, non cantiamo vittoria, non cantiamo ancora che siamo di fronte all'inversione di medio-lungo periodo rialzista, perché come direbbe il buon Trapattoni, no, in uno dei suoi più famosi, nelle sue più famose frasi simbolo, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Ecco, attenzione quindi a essere particolarmente euforici in questo momento, siamo su una resistenza molto importante di lungo periodo, abbiamo livelli di precomprato, abbiamo tutte le situazioni che abbiamo descritto prima, quindi non sto neanche a rivangarle, ecco che la prudenza bisogna che sia elevata.
Il quarto aspetto che possiamo sottolineare sull'indice italiano, lo andiamo a riprendere sul grafico giornaliero, è la presenza, questo lo andiamo a togliere che non ci interessa, eccoci qua, è la presenza, vedete, dell'ipercomprato anche in questo caso di breve periodo sul nostro indice, quindi da un punto di vista, il quarto aspetto da sottolineare anche sul mercato italiano è quello dell'ipercomprato di breve periodo. Quindi, morale della favola, anche sul nostro mercato vige la regola che sta per arrivare una correzione probabilmente. Quindi prudenza, primo aspetto. Secondo aspetto, la correzione sarà da intendere come un'occasione di acquisto e non come l'inizio di una nuova fase ribassista di medio-lungo periodo. Quindi benvenga una correzione perché riporta le quotazioni su livelli più interessanti e permette a chi è rimasto fuori dal mercato di acquistare. Ok, detto questo, veniamo a descrivere quelle che ritengo essere le soluzioni di investimento più interessanti del momento. Allora, prendiamo un attimo il tabellone, non mi ricordo mai qual è, eccoci qua, ecco che lo andiamo a prendere, datemi un secondo che bevo un goccio d'acqua e poi iniziamo a descrivere quelle che ritengo essere i titoli da monitorare con più attenzione in questo momento. Ok, allora, dal momento che, come dicevo, mi aspetto una correzione, allora che cosa potrebbe fare un investitore saggio? Aspetta la correzione, aspetta l'ipervenduto e va ad acquistare i titoli. Quali titoli acquistare? Beh, fondamentalmente dovrebbe concentrarsi su titoli che hanno tre caratteristiche. La prima caratteristica devono essere titoli mean reverting. Cosa vuol dire? Devono essere titoli che hanno un carattere spiccatamente mean reverting, cioè che tende a ritornare verso la media. Perché? Perché i titoli mean reverting sono quelli che permettono di, sono praticamente i titoli che sono profittevoli quando vengono comprati su debolezza e rivenduti sulla forza. Quindi la prima caratteristica che occorre ricercare è un titolo con carattere mean reverting, cioè un titolo che statisticamente, fra un attimo ve lo dimostro, conviene comprare su debolezza e rivendere sulla forza. Secondo, devono essere titoli che sono impostati al rialzo e sono titoli che devono avere, terza caratteristica, una buona forza relativa. Quindi non solo devono essere impostati al rialzo, ma devono essere tra quelli più forti al rialzo. Ecco che noi in questo contesto, quindi abbiamo titoli impostati al rialzo con ottima forza relativa crescente, quindi che salgono meglio del mercato, che saranno in una fase di debolezza, che noi potremo sfruttare per comprare e li sfruttiamo per comprare, e sfruttiamo per comprare quella debolezza perché su base statistica è dimostrato che quei titoli funzionano meglio. Quell'approccio, cioè di comprare su debolezza, funziona meglio. Quali sono questi titoli? Beh, uno di questi è indubbiamente il titolo HERA. Eccolo qui, questo vedete è il titolo ERA. Che caratteristiche ha? Vedete, ha un bel trend rialzista, ha una forza relativa crescente. In quest'ultimo periodo si è un attimo, diciamo così, adagiata, si è un attimo, è un attimo calata, ma fondamentalmente vedete è una forza relativa che possiamo comunque definire in ottica di medio periodo impostata al rialzo. Soprattutto il titolo ERA è indubbiamente un titolo a carattere mean reverting, e adesso ve lo dimostro. Allora, dovete sapere che i titoli hanno, questo vale per ogni titolo azionario, vale per ogni indice, vale per qualsiasi sottostante, vale anche per le materie prime, hanno un loro carattere, hanno una loro natura, che può essere classificata in due tipologie: natura mean reverting e natura trend follower. La natura mean reverting è la natura, è diciamo così la caratteristica del sottostante a tornare su una propria media. E quindi i titoli che appartengono alla parrocchia, chiamiamola così, mean reverting, sono titoli che converrà comprare su debolezza e rivendere sulla forza. Al contrario,
L'altra parrocchia, no? Gli altri titoli con cui vengono classificati sono i titoli trend follower o breakout. I titoli trend follower o breakout si caratterizzano perché i sottostanti che fanno parte, che hanno questo carattere, sono sottostanti che conviene comprare sulla forza, quindi la classica analisi tecnica della rottura di resistenza, compro, rottura del supporto, vado short. Quindi approccio breakout e approccio mirror averting sono uno in antitesi dell'altro. Mirror averting compra la debolezza e vende la forza. L'approccio breakout fa esattamente il contrario, compra la forza. Sono due approcci completamente diversi. Ogni titolo, ogni sottostante ha un proprio carattere. In genere le blue chips, quindi titoli a grande capitalizzazione, Eni, Enel, Campari, Luxottica, non so, in America mi viene a pensare tutti i principali titoli dell'S&P 500, non so, McDonald's, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, lo stesso indice S&P 500, sono tutti titoli nettamente mirror averting, che conviene comprare su debolezza e rivendere sulla forza. Invece tra i titoli a carattere breakout, quindi che conviene comprare la rottura di resistenza, che cosa troviamo? In genere le small cap e soprattutto troviamo le materie prime. Quindi il primo passaggio è quello di capire, questo vale, questo che vi sto descrivendo è in realtà è un modus operandi che qualsiasi persona che fa trading o anche investing dovrebbe conoscere, perché proprio l'ABC è il passaggio preliminare che ci dice ok, su questo titolo, su questo indice, in generale su questo prodotto finanziario, io devo applicare o una strategia che prevede di comprare su debolezza, quindi a carattere mirror averting, oppure devo utilizzare un approccio breakout. Quindi questo è proprio l'approccio base, io devo arrivare a classificare ogni sottostante in base al suo carattere, per capire se reagisce a una logica mirror averting o a una logica breakout. Questa è la base, se io non faccio questo passaggio sono destinato a perdere soldi sui mercati finanziari. Perché? Perché continuerei ad applicare delle strategie sbagliate sul sottostante. Applicare strategie sbagliate sul sottostante significa perdere soldi. Ve lo dimostro con un esempio che è molto semplice. Prendiamo ad esempio, abbiamo detto il titolo era, e cosa facciamo? Andiamo ad applicarci due trading system. Chiamarli trading system in realtà è eccessivo, perché in realtà sono due modelli molto semplici che non hanno, vanno solo long, non hanno la gestione del rischio, non hanno il money management, quindi sono dei modelli estremamente semplici, ci servono solo per definire il carattere del sottostante, quindi non sono dei veri e propri trading system completi, non sono degli strumenti, diciamo così, per essere utilizzati con denaro reale domani mattina. Servono giusto per capire dove tira il vento, cioè per classificare il sottostante e capire se ha un carattere piuttosto che un altro. Quindi ne ho creati due di sistemi, vedete, uno con un approccio mirror averting, quindi che comprerà su debolezza e rivenderà sulla forza, al contrario un altro che andrà a comprare la forza e a vendere la debolezza. Quindi ho creato due sistemi, uno che simula l'operatività mirror averting e uno che simulerà l'operatività trend follower. Cosa faccio a questo punto? Li vado ad applicare sul titolo. Partiamo dall'approccio trend follower. Clicco applica, il sistema mi mette di le freccette compra vende dove il sistema gli genera ed ecco, questo è il risultato. Al contrario, invece, se io prendo il carattere mirror averting e clicco applica e tu là trovo questo grafico. In questo caso il titolo è curioso, però nettamente vedete, adesso ci sarebbe da interpretare, comunque è evidente, vedete che a cavallo del 2011-2012 il titolo ha assunto un carattere nettamente mirror averting. In questo momento, dal 2011-2012, quando il titolo ha cominciato a essere più liquido, più scambiato, ha assunto un carattere, vedete, mirror averting. Ad oggi, tra i due, il carattere mirror averting è sicuramente quello da perseguire. In questo caso il titolo era è un titolo non semplicissimo da trattare per l'analisi del carattere. Ve ne faccio vedere degli altri. Prendiamo il titolo Campari. Eccolo qui, vedete, Campari è un titolo, ve lo anticipo, spiccatamente mirror averting, però facciamo il contrario, partiamo anche qui dall'approccio trend follower, vedete, io clicco, seleziono, il sistema, vedete, compra, vende, fa le sue
operazione ed ecco questo risultato. Quindi se io avessi comprato le rotture di resistenza sul titolo Campari, quindi avessi applicato le classiche regole che trovate sui principali manuali di analisi tecnica, che dicono quando c'è una resistenza che viene rotta al rialzo, compra, quando c'è un supporto che viene rotto al ribasso, vai short, ecco in questo caso sul titolo, come si chiama, Campari, avreste perso soldi. Cosa succede invece se io al titolo Campari vado ad applicare una strategia mirror reverting? Succede che l'equity line, cioè la linea dei profitti, diventa questa. Questa che vedete qua sotto, qui non l'ho detto, lo davo per scontato, ma forse è corretto anche spiegarlo. La linea nera che vedete qua sopra è l'andamento dei prezzi del titolo, in questo caso Campari. La linea sotto, che adesso è verde e prima era rossa, non è altro che l'equity line. Che cos'è l'equity line? È la linea dei profitti di questa strategia applicata a questo titolo, cioè praticamente rappresenterebbe l'andamento del vostro conto corrente se aveste applicato questa strategia mirror reverting al titolo Campari. Ora, in questo caso non serve essere un matematico per capire che questa strategia mirror reverting, che compra sul debolezza e rivende sulla forza, sul titolo Campari avrebbe prodotto, vedete, ottimi risultati. Sarebbe stata una strategia profittevole senza se e senza ma. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Campari, senza alcun dubbio, è un titolo a carattere mean reverting, cioè un titolo che conviene comprare dove? Su debolezza e rivendere sulla forza. Se invece lo trattate comprando la rottura di resistenza, prendete dei cazzotti nei denti, no? Sono tanti i titoli che hanno un carattere, tra le blue chips intendo, che hanno un carattere mirror reverting. Guardate il titolo Terna, proviamo a trattare primo con l'approccio trend follower, guardiamo l'equity line, eccola qua, bruttissima. La linea dei profitti del titolo Terna, su cui è applicata una strategia che compra le rotture di resistenza, che rompe la rottura dei supporti, vedete, torta a perdere soldi. E questo è dimostrato da un punto di vista statistico, no? Quindi non è che ci sono dubbi a questo aspetto. Se qualcuno vi dice no, ma sul titolo Terna conviene comprare la resistenza, ma sì, una volta potrebbe anche andarti di culo e andare bene, per carità, ma è molto probabile che ti vada male. E che ti vada male non lo dice la mia antipatia o simpatia per una strategia piuttosto che un titolo, ma lo dice l'analisi statistica dei risultati. Al contrario, invece, se sul titolo Terna noi andiamo ad applicare la strategia mirror reverting, il risultato, eccolo qui, diventa, vedete, un equity line verde e crescente, cioè un equity line che guadagna. Quindi vedete che i titoli hanno un carattere, poi alcuni come HERA l'hanno cambiato nel corso del tempo. Purtroppo sui mercati finanziari nulla è per sempre e il carattere di un sottostante periodicamente può cambiare. E quindi bisogna mantenere aggiornati i test statistici per continuare a verificare che il carattere del sottostante non sia cambiato, quindi continuare ad applicare strategie che siano in linea con quel carattere. Però vedete che il concetto base che volevo trasmettervi in questo caso era che ogni titolo, ad esempio, andiamo a prendere il titolo Fiat, eccoci qua, Fiat, secondo voi che carattere ha? Ha un carattere breakout? Oppure ha un carattere mirror reverting? Beh, lo andiamo a testare. Prendiamo il carattere mirror reverting e lo applichiamo. E voilà, questo è il risultato su Fiat. Diciamo che la strategia mirror reverting su Fiat non è una strategia particolarmente profittevole, quindi comprare la debolezza del titolo Fiat non è generalmente, avete visto, una buona idea. Se invece lo andiamo a acquistare sulla forza, quindi compriamo le rotture di resistenza e andiamo short alla rottura dei supporti, vediamo che cosa otteniamo. Eccolo qua, otteniamo, vedete, un equity line crescente. Qualcuno potrebbe dire, beh, non è un equity line bellissimo, nell'ultima parte non è andata benissimo, c'è stato un altro periodo di appannamento, assolutamente vero, ma attenzione, questa non è una strategia operativa chiave in mano che voi domani mattina usate sul mercato, questo è semplicemente un test che ci permette di capire se questo titolo ha un carattere piuttosto che un altro. L'obiettivo, dicevo, qual è? È quello di crearsi un file Excel dove voi per ogni titolo che andate a negoziare, vi andate a scrivergli di fianco
dopo aver effettuato il test, ovviamente, se questo titolo ha un carattere mirror reverting oppure breakout. Quindi nel caso di prima, alla voce Campari di fianco andrete a scrivere mirror reverting. Quindi sapete che è un titolo su cui dovrete applicare delle strategie mirror reverting che prevedono in un modo o nell'altro di comprare la debolezza. Al contrario, invece, di fianco al titolo Fiat, nel vostro file Excel, quando vi fate no, la biblioteca del trend, andate a scrivere breakout oppure trend follower. Da un punto di vista operativo, in questo caso, quindi, voi sapete che sul titolo Fiat dovete comprare i breakout, punto. Comprare la debolezza significa generalmente avere la statistica contro. Questo lo dovete fare per ogni sottostante su cui andate a lavorare. Quindi, tornando in argomento, vedo che molti mi stanno facendo domande su questi test. Sto guardando un paio di domande che arrivano. Allora, vedo che ci sono decine di domande, non riuscirò a rispondere a tutti. Ovviamente vale una regola, non riuscirò a rispondere a tutti perché siete qualche migliaia di persone e ci sono veramente domande che continuano a fioccare in continuazione, ci sono tantissime, fatico anche a leggerle tutte. Vale la regola che vi dico sempre, che se non dovesse rispondere alla vostra domanda, mi potete scrivere nei giorni successivi. Qua sotto trovate il mio indirizzo mail, lo trovate sul sito, lo trovate dappertutto, però vedete qui, avete proprio nella slide che vi sto presentando, vedete il mio indirizzo g.bellelli@bellelli.biz. Segnatevelo perché è un indirizzo mail che vi può permettere nei prossimi giorni di mandarmi una mail e chiedermi tutte le informazioni. Quindi se avete una domanda a cui io questa sera non riesco a rispondere a causa dell'elevato numero di domande, non vi preoccupate, mi scrivete in privato nei prossimi giorni, io risponderò nel giro di qualche giorno a tutti. L'unica cosa che vi chiedo quando mi scrivete è circostanziate la domanda, cioè delle domande aperte del tipo cosa ne pensi di Eni, è troppo generica, avrei delle grosse difficoltà nel rispondere. Andate un attimo a descriverla, cioè ad esempio vorrei comprare il titolo per questo motivo o quest'altro, cosa ne pensa? Oppure ho il titolo in portafoglio, come gestire la posizione? Quindi cercate di circoscrivere la domanda al vostro caso specifico, altrimenti diventa estremamente difficile riuscire a rispondere in modo esaustivo a tutti. Vedo che molti mi chiedono come si fa a fare questi test per capire se un titolo è mirror reverting piuttosto che breakout. Allora, questo test io l'ho appena effettuato con il programma Visual Trader, questo che voi vedete in sfondo, che io sto utilizzando dove, per fare, vedete, l'analisi grafica, analizzare i titoli, si chiama Visual Trader, è un programma edito dalla Traderlink, esiste il sito visualtrader.it, il sito traderlink.it, potete consultare questi siti, potete scaricare il programma in prova e lo potete quindi usare. Quindi la domanda è che software utilizzi, in questo caso utilizzo Visual Trader, lo potete provare in prova gratuita senza impegno, è un software secondo me molto interessante, soprattutto per chi inizia e muove i primi passi oppure chi non fa trading a tempo pieno, è completamente in italiano, la società è italiana, quindi anche l'assistenza tecnica per installarlo, per qualsiasi altra criticità, è completamente in lingua italiana, oltretutto sono anche molto gentili e rispondono sempre a tutti in modo molto cortese, quindi è un programma che io mi sento di consigliare. In realtà questi test li potreste fare anche con altri software, penso a ProRealTime, penso a TradeStation, Multicharts, EmiBroker, in realtà questi ultimi tre che vi ho citato, TradeStation, Multicharts e EmiBroker, sono software avanzati. Se qualcuno è bravo con Excel, in realtà io credo che questi test si possano fare senza problemi anche con Excel. Io non saprei farlo, ma è possibile farlo probabilmente anche in questo caso. Qualcuno mi chiede se gli spiego come sono i codici, gli fornisco i codici e cose di questo tipo. Non lo faccio per un semplice motivo, che tutta la parte di analisi del carattere di un sottostante, con tutta la spiegazione più dettagliata di quella che non ho fatto ad oggi, e i codici esattamente per Visual Trader di queste strategie, insieme ad altre tanto altro materiale, io lo distribuisco a chi frequenta i miei corsi di formazione. Quindi, e se uno frequenta il mio corso di trading, non avrà solo l'elenco dei titoli aggiornato
quindi una, fondamentalmente una tabella che sintetizza chi è breakout e chi è mean reverting, quindi avrà già la pappa pronta, ma avrà anche proprio i codici e gli stati per poter effettuare in prima persona tutti questi test su tutti i titoli che desidera. Quindi è un qualcosa che distribuisco a chi frequenta i miei corsi. Tra l'altro ne approfitto un attimo, il prossimo corso di trading parte a dicembre, il 2 dicembre per l'esattezza, si svolge a lunedì sera alle ore 21. Sono 10 lezioni che appunto si svolgono a lunedì sera, sono lezioni che si svolgono in diretta, è possibile interagire con me durante la lezione, al termine della lezione la lezione verrà anche registrata e il giorno successivo verrà messa online per poter essere rivista a piacere da tutti i partecipanti nel corso dei prossimi dei mesi oppure degli anni successivi. E quindi chi volesse iscriversi al corso lo può fare senza problemi perché il corso comincia lunedì 2 dicembre. Se andate sul mio sito belleli.biz, questo è il link diretto, trovate tutte le informazioni, trovate tutte le caratteristiche del corso, trovate il programma del corso. Vi segnalo solo che fino a giovedì, qua è sbagliato il dato, chiedo venia, fino a giovedì 28 il corso è offerto in promozione, quindi è in sconto. Chi si iscrive fino a giovedì 28 novembre pagherà solo 500 euro, IVA compresa, invece che 600 euro. Ci sono ancora alcuni posti, non tantissimi perché il corso va sempre a ruba, quindi ci sono già molti posti occupati. Ah, non l'ho segnalato, è un corso a numero chiuso perché durante e dopo il corso vi farò da tutor, quindi sarò a completa disposizione dei partecipanti per passare dalla teoria alla pratica, per chiarire qualsiasi dubbio. Quindi non potendo seguire 1.000 persone, il corso è necessariamente a numero chiuso, quindi di posti ce ne sono ancora, però insomma, sbrigatevi se siete interessati al corso. In questo corso, dicevo, vi spiego proprio vita, morte e miracoli dell'approccio mean reverting oppure breakout, e vi insegno veramente come fare e non, adesso l'ho fatto in modo molto veloce e molto sintetico. Durante il corso ovviamente mettiamo i puntini sulle i, vi faccio vedere tanti altri dettagli. Quindi dicevo, i titoli interessanti dal punto di vista operativo in questo momento storico sono quelli che sono impostati a rialzo, hanno una buona fase e una buona forza relativa e hanno carattere mean reverting. Questi saranno da comprare quando? Non adesso che sono sui massimi, ma quando saranno in ipervenduto, comunque su una fase di debolezza. Il primo che vi ho segnalato, no, prima scusate, era, eccolo qua, questo è il titolo era, vedete, questo ha le caratteristiche che ricerchiamo, trend a rialzo, forza relativa crescente, appena va in ipervenduto o comunque scende e disegna una fase di debolezza, questo è un serio candidato per essere acquistato su debolezza con la statistica dalla propria parte. Un altro titolo, sempre mean reverting, con le stesse caratteristiche, è il titolo N, lo vedete qui in alto, vedete un titolo nettamente impostato a rialzo, anche qui la forza relativa è crescente, nell'ultimo mese è un po' è diminuita, ma comunque resta ben impostata, e anche lui è un titolo mean reverting. Dopodiché abbiamo un titolo come poste, eccolo qui, vedete impostazione a rialzo, forza relativa crescente, anche questo è un titolo mean reverting, anche questo quindi è un titolo che secondo me potete tranquillamente valutare di negoziare su debolezza. Altri titoli, vedete, impostati a rialzo sono generali. Generali andiamo a vedere per curiosità che titolo, che carattere ha. Io ovviamente lo so che carattere ha titolo generali, ma giusto per farvi vedere un test, no? Ecco qui, vedete, andiamo a inserire il carattere mean reverting. Andiamo a vedere il risultato. Non è un risultato, vedete, particolarmente positivo. Questo significa che sicuramente il carattere mean reverting non appartiene al titolo generale. Clicchiamo sul, titolo, sul carattere, scusate, breakout e trend follower. Andiamo a vederne il risultato e troviamo un'equity che non è bellissima, ma è sicuramente migliore di quella precedente. Questo cosa ci dice? Beh, ci dice che bisognerebbe fare alcune analisi un po' più approfondite, ma in linea generale questo dato ci dice che sicuramente generali non è un titolo da comprare su debolezza, questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto ci dice che dovendo operare su questo titolo è più diciamo così, opportuno privilegiare l'acquisto su breakout che quello su debolezza, però anche l'acquisto su breakout, vedete, non è semplice. Questo cosa ci porta a dire? Ci porta a dire che ci sono dei titoli su cui alcune strategie
su cui è difficile negoziare. Generali è uno di questi titoli, cioè trovare delle strategie robuste, cioè robuste vuol dire che funzionavano 5 anni fa e continuano a funzionare oggi, che assecondano il carattere del sottostante, e dicevo, non sono facili da trovare. Generali è uno di quei titoli su cui non è facile trovare una strategia robusta che funziona. E questo è un altro dato importante che voi potete osservare quando andate a fare questi test per classificare un titolo semi reverting oppure breakout, perché sapere che un titolo ha un carattere piuttosto che un altro, ma soprattutto sapere che un titolo ha un carattere che non si sposa né con l'uno né con l'altro, cioè un titolo che è difficile, non appartiene in modo netto né a una parrocchia né all'altra, è un'altra informazione utile. Dal momento che il dottore non ci ha ordinato di operare tutti i giorni su un titolo, cioè nulla vieta che un trader dica: io non ho delle strategie valide per lavorare sul titolo generale, non riesco a identificarne il carattere, non riesco a capire qual è la natura del movimento delle sue quotazioni, allora di conseguenza io sul titolo generale non opero. Ho fatto il test su generali perché l'ho appena individuato con questa analisi, no? Ma questo vale in linea generale per tutti i titoli che non hanno un carattere definito, su cui non abbiamo trovato delle strategie valide da un punto di vista statistico. Ripeto, non ce l'ha ordinato il dottore di operare su tutti i titoli. Operiamo solo sui titoli su cui abbiamo verificato da un punto di vista statistico che quell'approccio funziona, che quell'approccio produce risultati positivi. Poi andando a scorrere, questo è un algoritmo, vedete, se voi avete Visual Trader e cliccate su movimenti in trend regolari, in automatico il software vi presenta tutti i titoli che hanno un'impostazione di breve crescente. Abbiamo il titolo Mediobanca, salito agli onori della cronaca negli ultimi giorni perché è per l'uscita di Unicredit. Eccolo qui, vedete che è un titolo anche lui impostato al rialzo, meno rialzista rispetto agli altri, un po' più, ma sicuramente interessante. Questo è un altro titolo, questo è Buzzi Unigem, vedete anche lui è impostato a rialzo nel breve, ha una forza relativa crescente, anche lui però vedete è a cavallo di iper comprato, quindi anche lui è un titolo su cui in questo momento occorre essere prudenti, questo vale in realtà per tanti altri titoli. Questo è Intesa, e qua la vedete, è un titolo che è salito parecchio nel corso degli ultimi mesi, ha una forza relativa crescente nell'ultimo periodo, è un altro titolo interessante, interessante anche Amplifon, eccolo qui, anche Amplifon è un titolo particolare dal punto di vista del carattere, nel senso che ha avuto un carattere non stabile, non sempre così facilmente definibile nel corso degli anni. Poi abbiamo, vedete, Unipol, anche questo vedete nettamente rialzista nelle quotazioni, vedete forza relativa crescente e ipercomprato. Anche questo è un titolo che sicuramente è da seguire. Comunque, i principali tre che vi ho citato, perché hanno trend al rialzo e hanno carattere in reverting, sono Enel, Poste e Era. Un altro titolo che secondo me in questo momento è da seguire è il titolo Ferrari, eccolo qui. Qui troviamo il suo grafico, no, di breve periodo. Se noi andiamo a zoomare su tutta la vita storica, questo è il grafico storico del titolo. Che cosa notiamo? Che più o meno siamo a cavallo, vedete, dei massimi storici. Quindi titolo impostato a rialzo, titolo in prossimità dei massimi storici. Questo è il primo dato. Però c'è un altro dato. Io vedo che il titolo è rialzista, vedo che il titolo è sui massimi storici, però a questo punto devo capire. Cioè, deduco che è un titolo interessante, perché vedete che è un titolo che si trova a rialzo sui massimi storici, è senza dubbio un titolo interessante. A questo punto però si pone il dilemma: ma su questo titolo io che strategia applico? Applico una strategia mean reverting o una strategia breakout? E quindi occorre applicare, no, il test che abbiamo effettuato prima per capire la natura del sottostante. Prendiamo un trading system in reverting, attenzione solo a un dato, il titolo Ferrari è quotato da poco tempo, per cui lo storico su cui andiamo a effettuare il test è ridotto, per cui il risultato è in questo caso di Ferrari da prendere con le pinze. Però vediamo il risultato, questo è l'equity line, vedete, di un sistema mean reverting.
Al contrario, invece, se io vado ad applicare una strategia breakout, eccola qui, ottengo questa equity line. Tra le due è indubbiamente meglio, vedete, l'approccio breakout. Quindi da un punto di vista operativo, che informazioni ho ricavato da questo test? Vedete, velocissimo. Ho ricavato che Ferrari è un titolo con carattere breakout. E questa è una notizia assolutamente importante, perché mi dice che è un titolo che conviene acquistare sulla forza piuttosto che sulla debolezza. Quindi fondamentalmente il concetto è: se questo titolo ripartirà a rialzo, ad esempio qui, con volatilità in aumento, oppure se andrà a rompere quest'area del massimo storico, ecco che è un titolo che andrà a generare un segnale rialzista. Quindi, da un punto di vista operativo, questo è un titolo che, se riparte a rialzo con volatilità in crescita, quindi direzionalità e volatilità, che sono il sale dei mercati finanziari, uniti alla forza relativa in recupero, quindi in crescita, o il breakout del massimo storico, in questo caso coincide anche con il massimo relativo precedente, abbiamo in entrambi i casi un input rialzista che dal punto di vista statistico dovrebbe essere interessante da acquistare. Vedo che Luca mi dice: sì, però acquistare un titolo che rompe i massimi storici c'è il rischio che inverta. Per carità, il rischio che un titolo in grande retromarcia corregga, scenda o addirittura inverta la propria tendenza c'è sempre. Noi non possiamo sapere, prima o poi sicuramente il titolo Ferrari smetterà di salire, prima o poi sicuramente avrà una fase di ribasso delle contrattazioni. Questo è insito nella natura di un titolo. Quindi prima o poi sicuramente è un titolo che fermerà la propria crescita e che andrà a generare una tendenza ribassista, quindi a invertire il proprio trend. Su questo non ci piove, non possiamo sapere se sarà domani, se fra un mese o fra 10 anni, questo ci è ignoto e non possiamo determinarlo. Quello che però noi possiamo determinare, e l'abbiamo fatto in base al test statistico, è cercare di capire se questo è un titolo che, quando lo andiamo a negoziare, ci permette di essere profittevoli se compriamo su debolezza oppure sulla forza. E in questo caso risulta evidente come sia un titolo da comprare sulla forza. Se poi un investitore dice: io però comprare la forza, cioè la rottura del massimo storico, non me la sento perché i massimi storici non li voglio comprare, questo è un altro discorso. Rientra nel grado di rischio che l'investitore decide di correre. Questo è un dato personale su cui non entro sicuramente nel merito. Entro nel merito però della strategia da utilizzare. Sul titolo Ferrari, vedete, non c'è nessun dubbio che convenga comprare la rottura di una resistenza, senza se e senza ma. E questo non lo dice la simpatia di Bellelli nei confronti del titolo, ma lo dice la statistica che dobbiamo seguire. Poi, per carità, per il titolo Ferrari è una statistica teoricamente ridotta, perché un titolo che è stato quotato nel 2016, sì, esatto, quindi ha uno storico ancora, se vogliamo, ridotto, però in linea generale, per quello che possiamo vedere, l'approccio breakout è abbastanza stabile, vedete, è dal 2016 che si rivela essere profittevole, quindi è senz'altro interessante. Quindi Ferrari, in caso di breakout, ripartenza rialzista, è sicuramente un titolo su cui io andrei a puntare i fari. Un altro titolo che secondo me in questo momento è interessante è il titolo Exor. Exor è la cassaforte della famiglia Agnelli, è il titolo che dovrebbe, almeno sulla carta dal punto di vista monetario, beneficiare maggiormente dell'aggregazione tra Fiat e la casa automobilistica francese. Quindi da un punto di vista operativo, secondo me, Exor è un titolo da monitorare con attenzione. Qualcuno mi chiede che carattere ha Exor, anche qui nessun problema, lo andiamo a calcolare in diretta. Partiamo dal trend follower, eccolo qui, questo è il carattere trend follower. Andiamo ad applicare il carattere
min reverting, eccolo qui. Questo è il risultato. Questo vuol dire che il titolo EXO conviene comprarlo su debolezza. Attenzione a un dato, se ci pensate, Fiat e Ferrari hanno carattere breakout, EXO ha carattere mean reverting. Questo dovrebbe colpire perché sono titoli che appartengono fondamentalmente alla stessa galassia, cioè la famiglia Agnelli, eppure EXO conviene comprarlo su debolezza. Ferrari e Lapsus e Fiat invece conviene comprarli sulla forza. Quindi vedete che fare questo semplice test vi permette proprio di capire quale approccio utilizzare nei confronti di un titolo piuttosto che dell'altro. Dicevo, EXO secondo me è interessante perché questa operazione straordinaria di Fiat è stata recepita positivamente dal mercato, dovrebbe essere positiva per il titolo automobilistico italiano e quindi di conseguenza Exor, che ne è la cassaforte, dovrebbe trarre un vantaggio leggermente superiore rispetto al titolo Fiat. Quindi da un punto di vista operativo io i fari puntati su Exor li avrei molto volentieri. Un altro titolo secondo me interessante, lo proviamo però di qua. Passiamo in questo caso a una small cap, è il titolo Fiera di Milano, eccoci qua. Questo è un titolo che domani pubblicherà il bilancio, quindi occorre un attimo verificare i dati, però è un titolo molto interessante, è un titolo innanzitutto che ha carattere breakout, quindi un titolo che conviene comprare sulla rottura di resistenze, quindi sulla forza. È un titolo, vedete, che stava rompendo proprio oggi un livello importante di resistenza con volumi in aumento. Questo è un titolo interessante, si vocifera, questo è tutto da verificare ovviamente, che domani i dati, quando saranno pubblicati, mostreranno dei numeri particolarmente interessanti, quindi il bilancio dovrebbe essere particolarmente brillante. Ora io non ho idea se sia vero, però sulla stampa sono riportate queste indiscrezioni e quindi da un punto di vista operativo un titolo secondo me interessante da monitorare. Se effettivamente sono vere le voci che circolano, che ripeto non sono mica segrete perché erano scritte vari giornali, questo titolo in effetti potrebbe avere un po' di spazio davanti per salire. È un titolo che ha carattere breakout e quindi sicuramente sulla rottura di resistenza potrebbe dare dei buoni risultati. Un altro titolo interessante secondo me è il Limiti Bank, eccolo qui, questa è una new entry del mercato italiano, è una new entry che è stata accolta con favore, vedete perché le quotazioni nell'arco del primo mese sono fondamentalmente aumentate, dopodiché vedete dal massimo registrato ad aprile il mercato ha corretto una prima volta, poi le quotazioni sono ritornate su questi massimi, di nuovo hanno corretto più o meno, vedete, sulla stessa area di prezzo e di nuovo sono tornate qui sul livello di resistenza per poi di nuovo correggere. Adesso per la terza volta, vedete, anzi per la quarta, scusate, 1, 2, 1, 3, questa è la quarta volta, i prezzi stanno andando verso che cosa? Verso il massimo storico, verso il massimo dalla quotazione, in questo caso il massimo è 9,28 euro. Ecco, da un punto di vista operativo, la rottura di un massimo storico rappresenta un forte segnale rialzista, quindi da un punto di vista operativo, se il titolo dovesse rompere al rialzo il massimo storico, quindi il prezzo più alto storicamente battuto, con volumi in aumento, questo sarebbe l'ideale, ecco che andrebbe a generare un segnale interessante di acquisto. Quindi da un punto di vista operativo, secondo me, il titolo in limiti, se dovesse rompere i massimi storici, sarebbe un serio candidato al segnale di acquisto, all'acquisto, al buy. Altro titolo interessante, Retelit, eccolo qui. Altro titolo, vedete, che sta disegnando una congestione, altro titolo che secondo me è da seguire, un titolo caldo, in questo momento se ne parla parecchio, se questo titolo dovesse ripartire al rialzo, allora sarebbe senz'altro un titolo su cui poter andare a acquistare. È un titolo, vedete, particolare, questo è il suo grafico storico, vedete, ha avuto un forte rally nel corso degli ultimi anni, poi questo rialzo, vedete, si è fermato, c'è stata una correzione, vedete che però ha dato vita a che cosa? Ha dato vita a un movimento laterale, vedete, che
che ha un livello di resistenza proprio coincidente con la resistenza, l'area di resistenza di oggi. Adesso ve lo disegno, ve lo zoom in modo un pochino più carino da vedere, un po' più chiaro. Eccoci qua, vedete, abbiamo una congestione che vi dicevo di breve periodo che vedete si incastona esattamente con che cosa? Con l'area di resistenza di medio periodo. Dicevo, se questo livello di resistenza dovesse essere rotta al rialzo, ecco che secondo me Rattlit potrebbe mettere a segno un buon rally rialzista, quindi è sicuramente un titolo interessante da questo punto di vista, quindi un titolo che mi sento di condividere con voi. Altro titolo interessante, sempre tra le small cap, è il titolo SESA, eccolo qui. Anche qui, vedete, abbiamo un titolo impostato al rialzo, non solo, sui massimi storici, su cui sta disegnando, vedete, una congestione. Se il titolo dovesse rompere a rialzo i massimi storici con volumi in aumento, condizio sine qua non, ecco che sul titolo si potrebbe valutare l'acquisto. Quindi se romperà i massimi storici con volumi in aumento, anche il titolo SESA secondo me andrà a generare un segnale rialzista e quindi si dovrebbe rivelare un segnale interessante. Tra i titoli che vi presento adesso, invece, diciamo, mettiamola così, adesso vado a elencarvi una serie di titoli per soddisfare, diciamo così, le necessità, le curiosità di tutti quelli che sono gli amanti delle inversioni di tendenza, no? Di tutti quelli che amano andare a caccia di inversioni di tendenza. Io sapete che amo principalmente lavorare in favore di trend, poi con un approccio breakout oppure mirror reverting. È da vedere, però in linea generale, a seconda del carattere del sottostante ovviamente, però in linea generale mi piace secondare il trend in atto di fondo, perché significa nuotare con la corrente a favore. Quindi se il trend è rialzista tendo a eseguire solo le operazioni rialziste, se il trend di fondo eseguo solo le operazioni ribassiste. E quindi non amo storicamente andare a caccia di inversioni di tendenza, perché le inversioni di tendenza hanno due caratteristiche. La prima, non è detto che il segnale operativo sia affidabile, ok. Seconda, che invece è meno banale come aspetto, è quello che prima di concretizzarsi possono passare settimane oppure a volte mesi, addirittura a volte anni. Quindi questo significa tenere bloccato e vincolato il capitale a lungo, sperando che effettivamente questa inversione si concretizzi. Quindi io personalmente preferisco far girare il mio denaro con una maggiore dinamicità. E quindi preferisco un approccio di breve periodo basato sul ricercare titoli che hanno già una tendenza dei prezzi definite che sembra che stiano per ripartire proprio nell'immediato. Quindi se io compro quel titolo so che nell'arco di un giorno, due o tre dovrebbe effettivamente partire al rialzo, ad esempio se l'ho comprato. Se entro questo lasso di tempo non parte, allora magari vendo il titolo, chiudo perché non ha senso lasciare del denaro investito su un titolo che non si sta muovendo come lo desidero. E quindi io ho questo approccio, ma ripeto, non è l'approccio tout court che tutti gli investitori devono avere, è il mio approccio personale, quello che mi sento di più in linea con le mie esigenze, sia a livello monetario che a livello proprio anche psicologico. Però, ripeto, ci sono tanti altri investitori che invece dicono: no, io il trading di breve periodo non mi interessa, io preferisco cercare i titoli che stanno invertendo, comprarli e aspettare con pazienza, che passino settimane, mesi, anni, a me non ha importanza. Ora, in questo caso, la classica domanda è: quali sono i titoli che stanno invertendo la tendenza, che comunque stanno generando segnali di inversione? Eccoli qua, questo è uno di loro, questo è Safilo, questo è il grafico del titolo. Vedete, il titolo viene da un ribasso veramente consistente, questo è il grafico storico. Vi lascio, ve lo faccio vedere su base mensile, eccolo qui, questo è il grafico storico. Abbiamo già detto tutto, cioè la tendenza di fondo di questo prodotto è sicuramente un trend a ribasso, non serve anche in questo caso essere un ingegnere, no? Per capirlo. Però attenzione a un dato, cosa è successo nel corso degli ultimi anni, nell'ultimo anno di vita del coso? Che dopo quest'ultimo crollo, che non è stato l'unico, ma ce ne sono stati anche precedenti, qui c'è un piccolo crollo, qui ce n'è un secondo, è successo che le quotazioni, vedete, hanno smesso di scendere e
hanno cominciato una lunga fase laterale. Lunga fase laterale all'interno del quale, vedete, periodicamente su debolezza arriva qualcuno che spazza via il book, compra. Compra cosa con la conseguenza che i prezzi salgono e i volumi aumentano. Vedete che ho indicato tutte le volte in cui c'è stato, vedete, un movimento rialzista dei prezzi accompagnato da volumi in aumento. Poi dopo questa accelerazione rialzista di prezzi e volumi, vedete, i prezzi tornano a scendere. Quando sono di nuovo bassi, tac, c'è qualcuno che compra, butta sul prezzo comprando perché va a svuotare il book e i volumi salgono. Poi di nuovo i prezzi correggono, di nuovo questa persona compra, che di nuovo i volumi elevati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi siamo di fronte a uno schema dove il titolo ha smesso di scendere. Notizia positiva dopo tanti anni che andava in laterale. Secondo, approfittando dei minimi c'è qualcuno che compra e compra tante azioni e noi lo sappiamo grazie all'analisi dei volumi. Quindi il titolo Safilo è un titolo indubbiamente che sta generando segnali di inversione di tendenza. Io non so dirvi se questo titolo invertirà la propria tendenza domani e quindi domani questo titolo spazza via la resistenza su cui più o meno è a livello di oggi e comincia un trend rialzista. Io questo non lo posso assolutamente prevedere, può essere domani come fra 3 anni assolutamente, però quello che mi dice l'analisi del titolo, unendo in questo caso l'analisi di prezzi e volumi, dice che il ribasso è finito e che probabilmente qualcuno ha cominciato ad accumulare il titolo. Se qualcuno accumula il titolo, ovviamente significa che ha previsioni rialziste sul titolo. E visto che acquista tante azioni, qualcuno probabilmente anche con tanti soldi. Visto che sui mercati finanziari mantenere in tasca tanti soldi a lungo non è facile, se qualcuno ha tanti soldi oggi da mettere su questo titolo, probabilmente è una persona che storicamente i soldi sui mercati finanziari è riuscita a farli, non li ha persi. E quindi c'è qualcuno che i soldi in borsa li ha fatti, che sta accumulando il titolo probabilmente. Questa è sicuramente una notizia positiva. Quindi da un punto di vista operativo abbiamo due soluzioni. Se siamo investitori dinamici, la soluzione principale è quella di aspettare che il titolo effettivamente vada a rompere il livello di resistenza, che parta quindi un'inversione di trend, che parta un nuovo trend rialzista a cui accodarsi. Quindi dal punto di vista primo aspetto posso aspettare l'inversione di tendenza. Secondo approccio, seconda strategia che possiamo avere, quando i prezzi correggeranno nuovamente, ammesso in un concesso che lo facciano, allora andiamo ad acquistare. Quindi la logica è, se i prezzi dovessero correggere e tornare, scusate, ho schiacciato un tasto che evidentemente non dovevo, eccoci qua, dicevo, se i prezzi dovessero correggere e tornare, vedete, su questo livello di prezzo, l'ho disegnata veramente da cani, quindi se dovessero tornare, vedete, su un livello di prezzo di questo tipo, ecco che allora si potrebbe acquistare. Quindi in caso di correzione di ritorno in area di supporto, ecco che sul titolo probabilmente si potrebbe acquistare. E questa è una seconda strategia su questo titolo. Un altro titolo che secondo me merita di essere seguito con attenzione è il titolo OVS. Anche questo è un titolo che non ha avuto una tendenza particolarmente positiva, perché se noi andiamo a guardare cosa è successo al titolo e nel corso del 2018, fondamentalmente vedete che il titolo dall'autunno del 2017 al minimo del, vedete, dicembre 2018 fondamentalmente è sceso parecchio, perché vedete è passato da area 7 euro ad azione a 0,80 ad azione, quindi è stato un ribasso particolarmente incisivo e particolarmente forte, fatto anche, vedete, di crolli come in questo momento, come in questa fase. Adesso la vado magari anche a zoomare così la vedete meglio. Eccolo qui, vedete, questo è nettamente un crollo, il titolo questa zona ha fatto meno 32, quindi un titolo che sicuramente ha vissuto una fase di debolezza, determinata dall'andamento dei numeri di bilancio non particolarmente brillanti, vuoi per magari una gestione non particolarmente brillante da parte di chi amministrava la società, vuoi per un discorso che tutti i grandi mega magazzini, no, quelli della distribuzione fisica dei prodotti, siano un po' in crisi a colpa di Amazon e tutte quelle che sono le piattaforme online.
In ogni caso, il dato di fatto è che nel corso degli ultimi anni il titolo non è andato particolarmente bene. Però a un certo punto cosa è successo? È successo che il titolo ha smesso di scendere, ha trovato un minimo e ha cominciato, vedete, a trovare una sua stabilità. E periodicamente, anche in questo caso, vedete, abbiamo dei rialzi accompagnati da volumi in aumento. Anche questo è un aspetto da tenere in considerazione. Terzo aspetto, che in realtà è quello più importante di tutti, perché a livello grafico segnali concreti di inversione ce ne sono pochi, ci sono indizi se vogliamo. Il terzo segnale, in realtà quello più importante, è il fatto che recentemente il signor Tamburi, che dal mio punto di vista è il Warren Buffett italiano, possiamo dire un nome, una garanzia, ha comprato una bella fetta della società. Dal momento che il signor Tamburi storicamente ha sempre saputo dimostrare di avere fiuto per gli affari sui mercati finanziari, perché se andate a vedere il portafoglio della Tamburi è pieno di gioiellini, proprio recentemente ha venduto le quote di Furla con una plusvalenza di, oddio, mi sfugge, quella della bigiotteria italiana, sono esperto di questi oggetti. Comunque è proprio una vendita recentissima in cui ha realizzato una plusvalenza. Furla, mi pare che si chiami, questa società era detenuta per parecchie quote dal signor Tamburi, che ha liquidato monetizzando un ottimo guadagno. È uno che ha un ottimo portafoglio titoli, vabbè, se non entriamo nei dettagli perché diventa lunga. Comunque, insomma, io lo definirei il Warren Buffett italiano. Ecco, quindi se questo investitore che ci vede lungo ha acquistato una bella fetta di OVS, parlo del 19%, sicuramente ha i suoi motivi per farlo. Quindi è il dato forse più interessante da ragionare su questo titolo. Poi ovviamente non tutte le ciambelle escono col buco, questo vuol dire che a volte anche chi è in gamba sui mercati finanziari magari prende una topica, può capitare, però diciamo che storicamente Tamburi è uno che indovina le sue mosse, quindi dal punto di vista operativo secondo me OVS vale la pena di essere seguito. Un altro titolo che secondo me vale la pena di essere seguito è il titolo La Doria. La Doria è un titolo innanzitutto che ha delle buone, dei buoni numeri di bilancio, quindi un titolo che ha dei bilanci interessanti, mentre OVS non erano particolarmente brillanti. Per quanto riguarda invece La Doria, non possiamo certo dire che sia un titolo scarso dal punto di vista dei bilanci. Dopodiché, che cosa ha fatto? Beh, ha messo a segno, vedete, un ribasso degno di nota, perché è passato, vedete, da area 17,50 ad area 7,50, quindi ha avuto, vedete, nel corso del 2018 un bel ribasso. Però attenzione, durante il 2019 le quotazioni hanno trovato una loro stabilità di movimento, vedete, hanno smesso di scendere, hanno cominciato una fase laterale. All'interno di questa fase laterale, vedete anche in questo caso che cosa abbiamo? Abbiamo rialzi dei prezzi accompagnati da volumi in aumento. Anche queste sono indicazioni di una possibile fase di accumulo sul titolo. Quindi anche il titolo La Doria, secondo me, è un titolo che al momento ha smesso di scendere, non ha sicuramente ad oggi invertito la tendenza, ma è sicuramente un titolo su cui qualche segnale di inversione di tendenza, dato da prezzi e volumi in aumento, comincia a verificarsi. Quindi anche la Doria, secondo me, è un titolo assolutamente interessante da monitorare. Poi abbiamo il titolo Sogefi, eccolo qua, siamo nella stessa lunghezza d'onda, anche qui vedete è un titolo che è passato da area 5,20 ad area praticamente 1,10, quindi ha subito, vedete, un forte ribasso. Anche in questo caso siamo di fronte a una società interessante come numeri di bilancio. Anche questa che cosa sta facendo? Fondamentalmente ha trovato un fondo, scusate ma si vede che mi sbaglio a cliccare, eccoci qua, vedete, ha trovato un fondo, ha smesso di scendere, ha cominciato una fase laterale su cui vedete sono spuntati anche alcuni volumi. Questo è sicuramente un dato interessante. Le quotazioni hanno iniziato, vedete qui, a spingersi oltre quella che era l'area di resistenza, quindi ha cominciato a rompere a rialzi i primi massimi relativi precedenti e quindi sembra che stia pian pianino cercando di invertire
il trend. Io non so se questo sarà il movimento di inversione vero e proprio, oppure se il titolo tornerà a cuce, tornerà quindi su debolezza per essere accumulato ancora. Però sicuramente un titolo su cui inizierei a puntare i fari se andasse alla ricerca di inversioni di tendenze. Stesso discorso per il titolo BS. Eccolo qui, questo è BS, questo guardate il grafico, questo ha subito un ribasso anche in questo caso veramente notevole perché è passato, vedete, da area 50 ad area 10, anche qui vedete l'ha fatto nel corso del 2018 e di parte del 2019. Da luglio di quest'anno che cosa è successo? È successo che il titolo, vedete, ha smesso di scendere e ha cominciato pian pianino una leggera e lenta risalita. Lenta mica tanto perché comunque è passato da 10 a 13, che in termini percentuali comunque è sicuramente un signor rialzo, però i massimi storici sono 50, quindi c'è particolare, c'è tanta strada volendo tappare da parte del titolo. È un titolo su cui in questo caso, secondo me, si può andare a puntare i fari, oltretutto. Dicevo, oltretutto sta disegnando una congestione stretta, se questa congestione dovesse essere rotta al rialzo, un titolo su cui sicuramente si potrebbe valutare un acquisto. Ripeto, io non sono un amante delle inversioni in tendenza, ma sicuramente è un titolo da seguire anche questo. E poi, ultimo, tra quelli interessanti è il titolo Datalogica, eccolo qui, vedete anche questo è un titolo con dei numeri di bilancio interessanti, anche questo è un titolo che ha avuto un buon ribasso, vedete perché è passato da area 35 ad area 12-13, quindi ha avuto una buona correzione, anche in questo caso vedete i prezzi sembrano aver trovato un'area di minimo e hanno cominciato, vedete, una leggera risalita, risalita, vedete però accompagnata da volumi in aumento, questo dimostra che è tornata attenzione su questo titolo da parte degli investitori professionisti. Quindi, da un punto di vista operativo, anche il titolo Datalogi, secondo me, merita di essere seguito con attenzione. Ok, io per quanto riguarda l'introduzione e quelle che sono la descrizione delle principali opportunità di questo momento, l'ho terminata. Adesso lasciamo spazio alle vostre domande. In realtà la conferenza doveva terminare alle 10:30, in realtà sono già le 10:40, quindi inizio adesso a rispondere alle principali vostre domande, però non avremo purtroppo tutto il tempo di rispondere a tutti, quindi andiamo avanti altri 10-15 minuti e poi tutte le domande a cui non ho risposto, ripeto, me le potete fare scrivendomi in mail a g.belleli@belleli.biz. Io tra l'altro sono presente su tutti i social, e quindi mi potete eventualmente anche scrivere sui social, mi potete scrivere ad esempio su Facebook. Tra l'altro ho un gruppo chiuso su Facebook che si chiama Gabriele Belleli Trading e Investing, se lo cercate su Facebook lo trovate, è un gruppo chiuso, quindi dovete chiedere l'amicizia, noi verifichiamo il profilo di chi richiede l'amicizia e se è congruo lo andiamo a attivare, quindi potete partecipare alla vita di questo gruppo, è ovviamente tutto gratis e quindi siete i benvenuti, anche se avete un attimo, correte subito su Facebook, cercate Gabriele Belleli, trovate il gruppo chiuso e chiedete l'iscrizione. Altro dato a cui potete iscrivervi è il mio canale YouTube, andate su YouTube, cercate Gabriele Belleli, trovate il mio canale oppure andate direttamente sul mio sito, dov'è? Eccolo qua. Se cliccate su questo tasto, vedete su YouTube si apre in automatico una finestra che vi porta, vedete, su questo mio sito, potete quindi su questo mio spazio su YouTube potete, vedete, iscrivervi. In questo modo tutti quelli che saranno i video che verranno caricati in automatico riceverete una notifica, che in questo caso vi conviene cliccare subito prima di dimenticarvi. Dicevo, spazio adesso alle vostre domande. Allora, molto gettonato il titolo Eni, dove mi si chiede Eni quando conviene comprarlo. Allora, Eni ha una caratteristica. Allora, analizziamo innanzitutto il breve periodo del titolo. Beh, il breve periodo del titolo è un'evidente fase di lateralità. È un titolo, vedete, che ha una serie di minimi crescenti, una serie di
massimi decrescenti, un titolo quindi che si muove in un contesto di incertezza. Minimi crescenti vuol dire compratore disposti a prezzi man mano più alti pur di acquistare il titolo e metterlo in portafoglio, massimi decrescenti vuol dire che al contrario i venditori sono disposti a prezzi man mano più bassi pur di vendere il titolo. Quindi abbiamo compratori e venditori che hanno fondamentalmente idee opposte sul titolo. Un secondo che bevo. Quindi sul titolo Eni, in ottica di breve, abbiamo incertezza. Questo è il primo dato che emerge dall'analisi. Dopodiché c'è un altro dato che emerge in modo abbastanza evidente, ed è, vedete, la forza relativa. È un titolo particolarmente debole rispetto alla media del mercato, quindi sicuramente un titolo poco sprint da questo punto di vista. Quindi se io dovessi comprare il titolo, io in questo momento non troverei dei particolari stimoli nel comprarlo. È più debole del mercato. Quindi se anche sale, sale meno di altri titoli che sono più in forma. Quindi se anche mi permette di guadagnare meno di altri titoli, che è un po' come dire il tuo investimento è remunerato meno di altri, però sempre a parità di rischio, perché sempre hai comprato un azionario. Quindi è un titolo poco sprint in questo momento, in più all'interno di una fase di incertezza, quindi non è sicuramente il contesto migliore per acquistarlo. In più, se noi guardiamo il titolo su base settimanale, quindi andiamo ad allargare lo sguardo, che cosa notiamo? Notiamo che questo titolo, dopo il forte ribasso del 2007-2009, è, vedete, incastonato all'interno di un'ampia area laterale di congestione. Ha la stessa andatura grafica, se vogliamo, del nostro indice FTSE MIB, anche lui dopo il minimo del 2019, no? Dicevamo prima, è incastonato all'interno di una lunga fase, l'ho chiamata prima palude, una lunga fase laterale dei prezzi, con l'unica differenza che il nostro FTSE MIB è a contatto con la resistenza, mentre vedete il nostro titolo azionario Eni, vedete, è più vicino, nella terra di nessuno, però è più vicino all'area, alla parte bassa rispetto alla parte alta, quindi è sicuramente più debole del mercato pur avendo un andamento simile. Allora, da un punto di vista operativo, il mio consiglio è quello di comprare il titolo tutte le volte che scende, che inizia una fase di debolezza e che le quotazioni si spostano in area 13. Da, diciamo così, area 13,50 in giù è un titolo che secondo me si può cominciare ad acquistare. Quindi sotto i 13,50 secondo me è un titolo su cui è possibile frazionare il capitale e iniziare a effettuare degli acquisti scaglionati a scendere, quindi una sorta di piano di accumulo, passatemi il termine, sul titolo Eni a partire da 13,50 in giù. È un titolo secondo me che se comprato su debolezza in area di supporto, frazionando gli ingressi, vi dava delle buone possibilità di intanto incassare dei buoni dividendi, perché storicamente Eni paga, ha una politica di dividendi pingui, quindi generoso in termini percentuali. Ma soprattutto, scusate, avete la possibilità poi nel giro di qualche settimana, qualche mese, di vedere le quotazioni a prezzi più alti. Quindi secondo me l'acquisto su debolezza frazionando il capitale sul titolo Eni è una soluzione interessante. Qualcuno mi chiede qual è il carattere del titolo Eni. Beh, ça va sans dire, è un titolo che ha carattere min reverting, quindi conviene comprarlo su debolezza. Qualcuno mi fa una domanda, vedo più di uno in realtà, sul titolo Massimo Zanetti. Mi ha incuriosito perché è un titolo che ci do un'occhiata ovviamente come tutti, però non mi ha mai dato dei segnali operativi. C'è un paio di domande, le ho viste prima leggendo tra tutte quelle che mi stanno arrivando. Mi chiedono fondamentalmente, ma se il caffè è sui massimi storici, come mai il titolo Zanetti è, diciamo così, annaspa? La parola che hanno usato era un po' più forte, diciamo così. Comunque, come mai il caffè è sui massimi storici mentre il titolo annaspa? No? Cosa mi consiglia? È un'occasione di acquisto? Cioè, se io compro Zanetti, visto che il caffè in questo momento è forte, è un titolo destinato a riprendersi? Allora, qui è necessaria una premessa, secondo me, prima di rispondere a questa domanda.
Non è vero che il caffè è sui massimi storici. Questo mi ha colpito perché due o tre persone mi hanno fatto questa affermazione. Immagino che da qualche parte su internet, su qualche sito importante, sia uscita la notizia che il caffè è sui massimi storici. Ma non è mica vero. Cioè, adesso io da qua, guarda, me lo prendo da qua. Datemi solo un secondo che cerco Finviz, ecco qua, giusto per fare molto veloce. Se io vado a prendere il grafico del caffè, eccoci qua, questo è il grafico, ve lo metto, guardate, su base settimanale, questo è il grafico storico dal 2014 ad oggi del caffè. Beh, non siamo mica tanto sui massimi storici. Questo è il grafico mensile, dal 96 ad oggi. Cioè dire che oggi a 111 dollari siamo sui massimi storici, è una bestialità totale. I massimi storici, vedete, sono in area 300, siamo ben lungi. Sì, non so che abbia scritto da qualche parte, se su un giornale, su internet, che il caffè è sui massimi storici, non lo so, non mi interessa neanche saperlo. È sicuramente una fonte che non vale nulla, quindi che vi consiglio di non seguire. Però quindi la premessa è sbagliata, cioè il caffè non è sui massimi storici. Poi a voler essere pignoli andiamolo a prendere, che cos'è? Prendiamo il grafico giornaliero, è sui massimi dell'ultimo mese, no? Vedete, da metà ottobre, seguendo la stagionalità, probabilmente il caffè, vedete, è salito. Ma siamo ai massimi da un mese a questa parte. Già se andiamo indietro a giugno e luglio, vedete, le quotazioni sono a un livello inferiore. Quindi è salito nelle ultime 2 o 3 settimane, punto. Mentre, questo potremmo dire, sì, il caffè nelle ultime 3 settimane è salito. Il titolo è Zanetti, invece, nelle ultime 3 settimane non è salito. Come mai? Ecco, questa potrebbe essere la domanda corretta. Ma sicuramente dire che il caffè sui massimi storici è una bestialità è incredibile. Faccio questa premessa perché in giro ci sono tanti improvvisati che scrivono articoli, forniscono indicazioni operative che sono basate su concetti errati oppure inventati di sana pianta come questo. Poi cosa succede? Qual è la conseguenza di scrivere un articolo così? È che l'investitore che non verifica le notizie ci crede e magari su quella falsa notizia ci mette anche dei soldi. Il risultato è quella che perde i soldi investendo in quel modo. Visto che nella vita ci sono modi migliori per spendere o buttare via, se vogliamo, il proprio denaro, no? Piuttosto che regalarlo al mercato per colpa di uno che ha scritto un articolo stupido pieno di minchiate, ecco, preferisco spenderli per me stesso, fare un regalo alla mia compagna, al mio bimbo, piuttosto che regalarli a uno sconosciuto sul mercato per colpa di un altro. Quindi il dato importante è non credete mai a quello che vi viene detto. Questo vale anche per quello che vi dico io, eh. Siate sempre come San Tommaso, andate a verificare quello che vi viene detto. Il caffè sui massimi storici, benissimo, vado a vedere il grafico del caffè. Ci metto un attimo, vado su Google, scrivo Coffee Historical Chart oppure Caffè Grafico Storico e trovo tutta una serie di dati, anche senza avere software particolari come questo. Questo vale per qualsiasi titolo, ma ad esempio, un esempio che dopo torno su Massimo Zanetti, però ad esempio prendiamo il titolo Terna, titolo che spesso e volentieri viene descritto. Fate questo test, andate su quei siti famosi e importanti che sono dei contenitori di notizie, no? Dove tutti i giorni pubblicano decine di articoli. Prendete ad esempio Trend Online, non mi viene in mente questo per primo, ma ce ne sono sicuramente degli altri, che sono dei grandi contenitori di notizie, a volte di qualità, a volte con delle puttanate inenarrabili. E cosa fate? Andate sul motore di ricerca interno e scrivete ad esempio il titolo Terna, scrivete Terna e andate a selezionare tutti gli articoli che compaiono con oggetto questo titolo. E andate a leggere i vari traders o pseudotali che cos'hanno scritto come consigli operativi. Se il consiglio che era inserito nell'articolo era quello di comprare il titolo alla rottura di resistenza, quindi adottare una strategia breakout, questo sarebbe stato il risultato.
Questa per voi è un'informazione preziosissima. Cioè, voi sapete che quella persona che ha scritto l'articolo, il titolo Terna sulla Forza non l'ha mai comprato, perché se l'avesse comprato avrebbe perso soldi, e perdere una volta, perdere due, perdere tre, non ci vorrebbe un genio, non ci vuole un genio a capire che è una strategia sbagliata, almeno su quel titolo. Quindi, se voi trovate che sul titolo Terna un qualche trader o pseudo tale vi consiglia di comprare la Forza, questo vale per Terna, vale per Snam, vale per Eni, vale per Campari, tutti i titoli mi reverting forti, quello è un trader che non dovete seguire. È un trader, scusatemi la frase grezza, ma fa il froccio col culo degli altri, cioè, perdonatemi la grezzessa della frase, ma giusto per capirsi, lui scrive, vi invita a fare un'operazione che lui in realtà non fa, perché se la facesse saprebbe che sarebbe perdente su base storica, però tanti soldi sono voi, lui ha scritto l'articolo, magari ha preso paga per quell'articolo che ha scritto, oppure magari con i banner pubblicitari ha portato a casa 2 lire e lui è contento, il suo risultato, la sua tasca l'ha riempita, la vostra invece si è svuotata. Quindi siate scettici, siate come San Tommaso, verificate sempre le fonti. Ecco, se voi andate su questi siti, fate questi test semplici, prendo il titolo Terna e vado a verificare che cosa mi hanno detto. Se mi hanno detto di comprarlo su debolezza, forse è una persona che vale la pena leggere. Se invece mi ha detto di comprare sulla Forza, beh, è uno che sicuramente racconta delle stupidate, quindi non vale la pena di seguirlo. Quindi ho preso al balzo questa falsa notizia, no? Questa fake news, come dicono oggi, del caffè sui massimi storici, per esprimere questo dato. Comunque, tornando al nostro buon Zanetti, buono nel senso di caffè, il dato qual è? Qui, anche senza essere esperti, il trend di fondo è ribassista, la Forza relativa è decrescente, i volumi sono bassi, cioè non c'è un solo ingrediente ad oggi per fare bene, non c'è un solo motivo per acquistare questo titolo. Quindi, da un punto di vista operativo, magari domani mattina inverte il trend e comincia a salire, tutto può essere, però ad oggi è un titolo che scende con forza relativa scadente, con volumi bassi, non ci sono motivazioni, almeno per quanto riguarda la mia strategia operativa, il mio metodo di analisi, che portano a ritenere il titolo Zanetti interessante in questa fase storica. Quindi, fino a che non avrà invertito la tendenza, finché non vedrò volumi, finché non vedrò una ripresa della forza relativa, il titolo Zanetti, secondo me, è un titolo che non ha senso trattare. Dopodiché, molto richiesto anche il titolo Nexi, recente nella quotazione, vedete, è stato emesso a maggio. Mi chiedono un giudizio, allora, innanzitutto mi chiedono che carattere ha. Purtroppo, quando un titolo è quotato da così poco tempo è assolutamente impossibile effettuare dei test che abbiano una loro valenza, no? Però, giusto per scrupolo, possiamo fare un brevissimo test. Questo è il carattere breakout, questo è il risultato del carattere breakout, quest'altro invece è il risultato del carattere mean reverting. Vedete che non abbiamo ad oggi un dato statistico affidabile per definire se il carattere appartiene a una parrocchia piuttosto che all'altra. Dal punto di vista operativo, il consiglio che vi do è quello di andare a seguire la rottura dei massimi storici. Questo è il massimo storico. Quando il titolo romperà questo livello di massimo storico, che andrà a generare un segnale di acquisto. Quindi, alla rottura del massimo storico sarei compratore sul titolo, altrimenti è un titolo su cui conviene in questo momento, secondo me, stare a bordo campo. Un altro titolo molto richiesto è Azimut, dove fondamentalmente mi vengono poste 2 domande. La prima è: che carattere ha Azimut? E la seconda è: mi conviene comprare oggi? Allora, in merito al carattere, Azimut, adesso non stiamo a fare il test per essere sintetici, ha un carattere breakout, quindi la domanda è: che carattere ha Azimut? Ve lo dico, carattere breakout, quindi conviene comprarlo alla rottura di resistenza oppure shortare la rottura di supporti. Questo è il carattere del titolo. Detto questo,
è un titolo in ipervenduto, in ipercomprato, su livelli di resistenza molto, molto, cioè scusate, su livelli di prezzo molto tirati, per cui secondo me è un titolo su cui in questo preciso istante non sarei compratore, anzi, è probabile che se il mercato dovesse correggere, cercherei magari probabilmente un punto per andarlo a shortare, magari solo in ottica di tattica di brevissimo periodo. È un titolo che comprerei se andasse a disegnare prima una fase di congestione. Ecco che allora, disegnando una fase di congestione e poi magari ripartendo al rialzo, allora a quel punto sul breakout della congestione lo andrei effettivamente a comprare. Oggi comunque è un titolo che non comprerei, no? Rischierei di fare, no? Di salire alla bersagliera sul titolo a mo' di Fantozzi, no? Se vi ricordate nella scena con la bicicletta. Quindi un titolo che oggi sì, non comprerei. In modo cauto, in intraday più che altro, su giornate di correzione valuterei qualche short, ma indicativamente è un titolo su cui sarei cauto comunque all'acquisto. Vedo che qualcuno mi chiede di Banca Carige. Banca Carige è sospesa dalle contrattazioni da cos'è, da inizio anno, adesso non mi ricordo neanche nel dettaglio il momento preciso, ma direi di non sbagliarmi, eccoci qua. È sospesa sì da gennaio, quindi onestamente non saprei, non so chi ha fatto la domanda, magari se me l'argomenta un attimo un po' di più posso cercare di capire esattamente qual era il tema, però ho visto che più di una persona me l'hanno chiesto. Quindi è un titolo che al momento è sospeso dalle contrattazioni, quindi non è possibile negoziarlo, questo è il dato di fatto, ed è sospeso da gennaio, per cui è un po' di tempo che è sospeso, questa non è sicuramente una buona notizia, né che sia sospeso né che sia sospeso così, da così tanto tempo. E questo è il primo dato. Allora, se uno li ha in portafoglio, beh, che dire, non deve far altro che aspettare gli sviluppi. Quindi, se li ha in portafoglio, se chi mi ha fatto la domanda li ha in portafoglio, secondo me conviene che attenda gli sviluppi. Se invece non ha il titolo in portafoglio e se desidera acquistare, beh, io direi che la sospensione è proprio provvidenziale nel suo caso perché gli impedisce di fare una stupidata di questo tipo, quindi gli permette di evitare di acquistare. Questa è una banca che ha delle evidenti criticità, quindi non sarei sicuramente compratore di questa banca. Se proprio dovessi comprare un bancario, ovviamente andrei sui bancari che hanno dei buoni numeri di bilancio invece che delle ciofeche. Penso ad esempio a Intesa, eccolo qua. Intesa tra i bancari italiani è sicuramente interessante, tra quello che hanno i bilanci più interessanti. Un altro titolo bancario che a me piace da un punto di vista operativo è Credem. Credem è una banca della zona, una banca privata, ben gestita. Questo è il grafico storico. È una banca che secondo me nel panorama italiano è un piccolo gioiellino, poi non ha una redditività brillantissima, ma è una banca che ha tanti altri pregi, quindi sicuramente è un titolo interessante. Mi chiedono se il titolo Panaria sta facendo una fase di accumulo, eccolo qui, questo è il grafico storico del titolo, vedete questo è proprio il grafico storico storico, vedete nel 2017 aveva una quotazione, andiamo a prendere, scusate meglio, qua, a cavallo vedete dei 7 euro ad azione, poi è scesa fino a 1,20, 1,30 e poi questo è il dato, quindi è un titolo che si è fortemente deprezzato nel corso dell'ultimo anno e mezzo. Effettivamente, vedete, ha smesso di scendere. Ci sono delle giornate in cui effettivamente alterna, vedete, rialzi con volumi, quindi sì, potenzialmente possiamo dire che il titolo Panaria sta disegnando una fase di accumulo, quindi ci sono indizi, in questo caso mi era sfuggito, dove il titolo Panaria sembrerebbe effettivamente in atto di disegnare un minimo di prezzo e un'area di minimo, quindi una fase di accumulo in essere. Allora, Eurotech, altro titolo molto citato, molto richiesto perché ha messo a segno un rialzo veramente
notevole nel corso degli ultimi 2 anni, perché guardate, nel 2018, quindi senza tornare indietro tantissimo, quotava 1,25, oggi sta in area 9,60, quindi un rialzo veramente significativo. Allora, le domande fondamentalmente su questo titolo sono due. La prima è che carattere ha e la seconda se mi conviene comprare adesso. Allora, primo, il carattere è breakout e secondo, è un titolo che comprerei dopo aver rotto una fase di congestione. Quindi prima aspetterei, adesso sarei come Fantozzi, non nel salire la bersagliera dell'esempio goliardico di prima, però se il titolo dovesse disegnare una nuova fase laterale e poi successivamente rompere alla rialza, ecco che allora secondo me diventerebbe interessante. Ovviamente non potrà salire all'infinito, però sicuramente finché il trend è rialzista e finché il carattere è breakout, questo è l'approccio da consigliare. Mi chiedono che carattere ha il titolo Size Getter e che differenza c'è tra i due titoli. Beh, la differenza tra i due titoli è semplice. Il primo, quello che sto indicando adesso, è un titolo, un'azione ordinaria, nell'altro caso invece siamo di fronte a un'azione risparmio, quindi è la stessa società ma con due azioni diverse. Le azioni risparmio sono una specie in via di estinzione sul mercato italiano, sono azioni che sugli altri mercati esteri non trovate. Ci si avvicinano magari, beh, senza entrare nei tecnicismi perché non ha senso, diciamo che è un unico, diciamo che l'investitore estero non capisce che cosa sono le azioni di risparmio, però in Italia qualche d'uno c'è, sono le Size Getter, le Telecom, le Buzzi, c'è un lapso, ma ce ne sono delle altre. Dicevo, la differenza è quindi questa: le prime sono ordinarie, le seconde sono risparmio, però la società è la stessa. Detto questo, il carattere di Size Getter è un carattere breakout. Da un punto di vista operativo, vado a verificarlo, però direi di non dire un'inesattezza. Sì, ha un carattere breakout, ricordavo bene a memoria, ho voluto verificare per sicurezza. Quindi un titolo che conviene comprare sulla forza, quindi sul breakout. Quindi in questo caso, vedete, è impostato a rialzo, non ci sono ancora fasi di congestione e quindi un titolo da su cui stare fermi in questo momento. Quando disegnerà una nuova fase di congestione, vedete, che palle, vedete che schiaccio qualcosa lì, c'è questa congestione, c'è quest'altra congestione qui, vedete tutte le volte che tutte le volte vedete che rompe una fase di congestione al rialzo, poi dopo parte un trend. Ecco, dobbiamo aspettare che si riformi una fase di questo tipo e che venga rotta a rialzo per andare a acquistare il titolo. Comunque carattere breakout. Mi chiedono di Saras. Dov'è? Eccoci qua. Mi chiedono: è il momento di entrare? Questa è una domanda ricorrente. Allora, che dire di Saras? Beh, il trend di breve è a ribasso, il trend di medio non è certamente rialzista, non è così rialzista da così forte, la forza relativa è decrescente, è un titolo che in base ai miei modelli non è particolarmente sexy per l'operatività, quindi da un punto di vista operativo è un titolo che in questo momento non lo vedo da shortare, ma non è neanche così rialzista. Poi se qualcuno dice però sta correggendo da tanto, sta facendo una serie di massimi decrescenti numerosa, la volatilità in diminuzione, magari un rimbalzo lo fa. Allora se ragioniamo in questi termini, sì, effettivamente un rimbalzo ci può stare, ma stiamo parlando di un'operatività da lavorare, un titolo da lavorare su un giorno, 2 giorni, 3 giorni, no? Quindi un ribasso molto, un rimbalzo molto veloce. In un'ottica un pochino più rilassata, sicuramente un titolo che non mi fornisce indicazioni operative particolarmente brillanti. Mi chiedono anche di Banca Sistema, mi chiedono se continuo a sostenere che i numeri di bilancio sono buoni, la risposta è sì, i numeri di bilancio ad oggi continuano a essere notevoli. Questo era uno dei titoli che tempo fa avevo indicato come sottovalutato.
È un titolo che confermo ha dei buoni numeri, è un titolo poco scambiato, poco liquido, quindi risente, appartiene intanto al settore bancario, primo, che è un settore che negli ultimi tempi non è andato benissimo, secondo è un titolo minore perché è una small cap poco scambiata, quindi anche questo ovviamente ha inciso sulle performance del titolo, però tecnicamente dal punto di vista dei bilanci confermo quello che avevo sostenuto, non è cambiato fondamentalmente. Nulla. Mi chiedono anche banca Pharma Factoring, eccoci qua, vedete, questo è il grafico del titolo, è un titolo che nel breve, vedete, è sicuramente salito, però è a contatto con un livello di resistenza importante, vedete qui siamo di fronte a un livello di resistenza. La forza relativa non è particolarmente brillante, quindi è un titolo su cui in questo momento, secondo me, mettiamo in altri termini, ci sono secondo me dei titoli più interessanti. Ecco, quello che io ritengo essere saggio da fare sui mercati finanziari è quello di cercare di capire quali sono i titoli che in quel momento sono oggetto di acquisto da parte degli operatori. E i titoli che in genere sono soggetti ad acquisti li si individuano perché hanno tre caratteristiche: trend a rialzo, forza relativa crescente e in genere volumi elevati. Quando ci sono contemporaneamente queste tre condizioni, sicuramente il titolo è interessante per gli investitori. E quindi, se il trend in atto rialzista, è probabile che il titolo continui a salire. Se il titolo è impostato a ribasso, è probabile che continui a scendere. Quindi, le condizioni operative interessanti sono queste: tendenza a rialzo, forza relativa crescente, volumi sostenuti per l'operatività rialzista, trend a ribasso e forza relativa decrescente per l'operatività short. Questi sono i due approcci su cui di selezione che io mi sento di consigliarvi perché vi fanno stare dalla parte di quello che comprano i professional. Quando trovate un titolo di questo tipo, che fondamentalmente non è incastonato all'interno di una fase rialzista evidente, non ha una forza relativa crescente, non ha volumi d'applausi, beh, è un titolo su cui io sarei molto cauto nell'operare. Questo è un titolo che è stato comprato, vedete, nella sua prima fase della vita, è stato comprato, vedete, fino al 2018. Dopodiché vedete che il titolo è progressivamente sceso, poi un po' è salito, poi di nuovo è sceso. C'è una società che dà dei buoni dividendi, questo senz'altro, però vedete che è un titolo che non ha un andamento nel corso degli ultimi 2 anni particolarmente brillante. E quindi è un titolo che in questo momento, in base al mio metodo di selezione, non dà delle grandissime garanzie. Campari ha queste tre condizioni, mi chiede Giuseppe, e credo che si riferisca al discorso di tendenza, volume e forza relativa, eccolo qua. No, in questo momento Campari non ha queste caratteristiche. Allora, il trend di fondo possiamo battezzarlo rialzista, ma quello di breve sicuramente è improntato alla debolezza. La forza relativa è debole, per cui da questo punto di vista le tre caratteristiche che citavo prima Campari in questo momento non le ha. È un ottimo titolo, io sono convinto che si riprenderà e continuerà a salire, però ad oggi è un titolo che sicuramente quelle condizioni che ho detto prima non le ha. Molto richiesto anche, come al solito, il titolo Recordati, qualcuno si ricordava anche che Recordati è una società nata nel mio paese, Correggio, e si ricordava anche che io da piccolo sono andato all'asilo, alla scuola materna che si chiama proprio Recordati, fondata proprio dalla famiglia Recordati. Un aneddoto che avevo raccontato qualche mese fa, qualcuno se l'è ricordato, quindi un titolo a cui sono particolarmente legato. Allora, in realtà su questo titolo mi sono arrivate molte domande. Alcune che mi chiedono se è un titolo che sta disegnando un doppio massimo, la risposta è sì, è possibile che questo da un punto di vista operativo sia un doppio massimo, quindi è possibile che le quotazioni siano giunte su un'area di massimo difficilmente superabile. Questo è il primo aspetto. Qualcuno mi chiede se il titolo ha invertito la tendenza, no, al momento non ha ancora invertito la tendenza, però sicuramente la presenza di un doppio massimo sicuramente è una zavorra per il rialzo del titolo.
Qualcuno mi chiede se è un titolo che ha dei buoni numeri di bilancio, la risposta è sì, continua ad avere dei buoni numeri. Qualcuno mi chiede se un titolo è sottovalutato, la risposta è che in base ai miei modelli non è sottovalutato, perlomeno non ha quel margine di sottovalutazione tale per cui mi sento di segnalarlo. Ok, sono già le 11:15, io ho sforato più di 45 minuti, non posso protrarmi ora perché ho i ragazzi che mi stanno facendo la regia per evitare inconvenienti tecnici, eccetera, e quindi non posso chiedere a loro di sacrificarsi ulteriormente. Quindi purtroppo devo chiudere qui la conferenza questa sera. Non sono riuscito purtroppo a rispondere a tutte le domande, continuano ad arrivare anche adesso. Per cui vi invito a contattarmi o tramite mail g.bellelli@bellelli.biz oppure magari contattarmi tramite i social, ad esempio su Facebook piuttosto che tramite YouTube, come siete più comodi. Anzi, vi invito a iscrivermi sia al mio canale Facebook, gruppo chiuso, Gabriele Bellelli Trading e Investing, e iscrivermi anche al mio canale su YouTube. In questo modo siete sempre aggiornati con me, potete dialogare direttamente con me oltre che alla mail. Quindi a tutti quelli che non ho risposto questa sera, se mi scrivete in privato sarà un piacere rispondervi nei prossimi giorni. Io vi auguro una buona serata. Anzi, qualcuno prima che mi chiedeva quali sono i miei prossimi appuntamenti, beh, sicuramente l'appuntamento clou è il mio corso di formazione che parte il 2 di dicembre. Mi potete scrivere anche per chiedere informazioni su questo corso, molto volentieri, ricordo che è in sconto fino a giovedì 28, quindi avete ancora un po' di tempo per iscrivervi a prezzo scontato. E qualcun altro mi chiede se invece faccio degli eventi in sala, il 27 di novembre sarò a Milano in occasione dell'ETF Winter, quindi se qualcuno sarà a Milano in occasione del Winter sarà un piacere conoscerci di persona e bere un caffè insieme e scambiare due chiacchiere. Quindi grazie a tutti per l'attenzione, io vi auguro una buona serata.